Nella Sicilia degli sprechi, regione che ha il record nazionale della spesa sanitaria, si può morire per la mancanza di posti letto. È quello che è accaduto qui a Catania proprio ieri alla piccola Nicole, venuta alla luce in quello che sembrava un parto normale. Poi all'improvviso c'è stata una complicanza e a quel punto è scattata la corsa disperata di genitori e ambulanze per trovare un posto letto. Prima tappa all'ospedale Santo Bambino di Catania, accorpato con il colossale Vittorio Emanuele, una vera cittadella sanitaria. Non è stata data disponibilità perché in UTIN al Santo Bambino non c'erano posti letto disponibili. In atto c'erano ricoverati 5 bambini su 4 posti letto disponibili e 2 si erano aggravati nel corso della notte. Voi avete soltanto 4 posti letto? In terapia intensiva UTIN del Santo Bambino sì, sono 4 posti letto. Inutile per la piccola Nicole, affetta da complicanze respiratorie, tentare di trovare posto all'ospedale Garibaldi, centro di eccellenza pediatrico catanese. Noi abbiamo 10 posti letto in terapia intensiva e stamane ne avevamo ricoverati 10. In terapia subintensiva, che è quella per i casi meno gravi, abbiamo solo 8 posti letto e stamattina ne avevamo ricoverati 14. Non è assurdo al giorno d'oggi morire per mancanza di posti letto? Sì, sì, non posso dire di no, ripeto, tutti noi dobbiamo sentire la responsabilità morale, al di là di quelle che sono le responsabilità vere, poi dobbiamo sentire la responsabilità morale di quello che è successo. Intanto la piccola Nicole è morta in ambulanza mentre tentava di raggiungere Ragusa a 100 km da Catania. Allora, buongiorno, ben ritrovati. In realtà non è un buongiorno perché questa storia è una storia pazzesca. Che paese è quello che fa morire una neonata appena nata perché non si trovano posti letto in ben 3 ospedali a Catania? La si mette su un'ambulanza per un viaggio folle verso Ragusa, un viaggio che sono 100 km ma sono 2 ore in Sicilia per quel viaggio lì. Naturalmente Non riusciamo neanche a immaginare lo strazio dei genitori di Nicole, però quello che possiamo fare noi è pochissimo, è tenere viva questa faccenda per evitare che si spenga nel silenzio, come accade spesso, e per provare a capire chi ha sbagliato e capire se in questo paese ogni tanto chi sbaglia paga. Anche perché, l'ha detto nel servizio Antonio Condorelli, la Sicilia è la stessa terra in cui noi da settimane raccontiamo lo scandalo dei gettoni di Agrigento, in cui oggi su molti giornali viene raccontata la storia di vitalizi eterni per gente che ha passato nemmeno un giorno in consiglio regionale. Insomma, sono cose che non possono stare assieme, ecco, quelle che capitano in Sicilia. D'altra parte, ieri, ve lo ricorderete, chi ci ha seguito, era anche la giornata della grande, grandissima manifestazione di piazza dei vigili. I vigili che protestavano per una serie di cose, ma che non hanno ancora sciolto, diciamo, il nodo di quel famoso capodanno in cui su 1000 vigili richiamati per il 31 nelle strade di Roma, ben 800 non si sono presentati. Noi siamo stati in quella piazza per capire le loro ragioni, ma anche, insomma, per capire qual è il clima dentro e fuori il corpo dei vigili urbani. Guardate. Mi scusi, si spiega chi è Daniele? È uno dei nostri colleghi che è stato indagato in questi giorni per truffa nei confronti dell'amministrazione, interruzione di pubblico servizio. È passato poco più di un mese dalla notte di Capodanno in cui l'epidemia assenteista dei vigili urbani ha lasciato la città di Roma con una percentuale di presenze di caschi bianchi vicina al 16%. Ieri i vigili urbani sono scesi in piazza a Roma proclamando lo sciopero generale per dire basta alla campagna diffamatoria che secondo i caschi bianchi sarebbe stata messa in piedi contro di loro dopo i fatti di Capodanno.
quest'anno i 700 volontari per la notte di Capodanno pagati in forma straordinaria non si sono presentati. Il problema è quello, perché tra le ferie autorizzate e i giustificati non c'era praticamente nessuno. Eccola lì che è scattata la reperibilità, che a Roma è scattata una sola volta e soltanto in caso di neve, neanche per l'esondazione del Tevere. Noi siamo i primi che diciamo se ci sono persone che non hanno rispettato le normative di legge vanno punite, ma questo è ben altra cosa di gettare subito a distanza di 24 ore dal 31 dicembre fango su tutta la categoria. Non siamo né delinquenti e né abbiamo fatto nulla di male. Hai lavorato a Capodanno? No. La manifestazione è stata anche l'occasione per spiegare quanto sarebbe importante per la categoria essere assimilata contrattualmente alla Polizia di Stato, al comparto di sicurezza e non agli impiegati comunali, come accade invece adesso. Questo è uno sciopero nazionale, è per un inquadramento più organico di tutta la categoria, cioè non è possibile una cosa ambigua all'italiana che non si sa se sei un impiegato o se sei un poliziotto. Siamo trattati come gli impiegati comunali, ma veniamo usati come polizia. In questo momento, per esempio con l'allarme del terrorismo, noi vogliamo avere gli stessi strumenti come la Polizia di Stato per essere tutelati, tipo il giubbotto antiproiettile, il casco di protettivo e anche tutta la strumentazione necessaria per poter essere garantiti nella salute. Allora, questa era Roma ieri con 10.000 vigili in piazza. Oggi molti giornali fanno dell'ironia. Sul Messaggero si legge: pizzardoni e ghisa fra singhiozzi e grida ai romani che gli dicono in strada ve se vede solo oggi. D'altra parte, insomma, appunto, ieri la città era bloccata da quelli che dovrebbero far scorrere il traffico. Insomma, diciamo che la situazione è abbastanza paradossale, soprattutto quel cartello "Je suis Daniele" a me sinceramente ha fatto molta impressione. Voglio sentire subito il parere di Sergio Conferati, che non ha bisogno di presentazione, ma io comunque qualcuno gliela faccio, perché è stato il grande capo della CGIL che portò 3 milioni di lavoratori in piazza contro l'articolo difesa, anzi contro l'eliminazione dell'articolo 18, e poi ha fatto molte altre cose, ha fatto il sindaco di Bologna, europarlamentare, è reduce da primarie velenosissime in Liguria e dopo le quali si è dimesso dal PD. Arriveremo fin lì, fino alla parte più politica, però io voglio sentire da lei, che insomma è stato un grande sindacalista. Si può scrivere su un cartello "Je suis Daniele", che è il vigile che è stato accusato e sta sotto inchiesta perché ha mandato il certificato falso alla notte di Capodanno? Io lo trovo un po' enorme, devo dirle la verità. Anche a me non è piaciuto affatto quel cartello, lo dico in tutta sincerità. È un uso del tutto improprio di uno slogan che agli occhi dei cittadini ha riguardato un dramma come quello del terrorismo per una vicenda di tutt'altra natura. Poi credo che i vigili di Roma abbiano delle ragioni per chiedere che non venga fatta di ogni erba un fascio, ma per essere ascoltati devono loro per primi affrontare, esatto, e risolvere il problema che si è posto davanti agli occhi dei romani e di tutti gli italiani a Capodanno. Non si può prescindere da lì. Poi consiglierei, per vecchia esperienza, di tenere accuratamente separati i temi, cioè mettere insieme i problemi di inquadramento, di collocazione, legittimi, con le vicende che riguardano invece le modalità della prestazione e del servizio non li aiuta, dà un'immagine di loro negativa. Paradossalmente già la gente con i vigili non è proprio che c'ha un sentimento amichevole. Dà argomenti a quelli che sono pregiudizialmente ostili nei loro confronti. La distinzione va fatta, bisogna fare molta attenzione ad avere il consenso dei cittadini, degli utenti e non ad essere in contrasto con loro. L'uso di quegli slogan, da un lato, oppure la commistione tra temi di carattere puramente sindacale con quelli che riguardano l'organizzazione del servizio nella città, non aiuta. Sono d'accordo con lei. È arrivata a trovarci Gabriella Giammanco, deputato di Forza Italia, siciliana tra l'altro, sì. Quindi immagino che questa storia della Sicilia l'abbia colpito molto, almeno quanto ha colpito me, che ho tre figli, diciamo, mi sembra una cosa orrenda. Diciamo che è l'ennesimo caso di mala sanità che si verifica in Sicilia e ahimè appunto da siciliana probabilmente ne soffro ancora più profondamente. Io sentivo anche ieri Crocetta dire che è stata negligenza del personale. Sì, del personale, un errore. Diciamo umano. Subito che il presidente Mattarella ha chiamato il governatore Crocetta, gli ha detto che è incredulo, come siamo increduli tutti noi, ovviamente. Sì, prego.
io appunto, lungi da me volere strumentalizzare politicamente un evento così grave e così doloroso, soprattutto per la famiglia alla quale chiaramente faccio le mie condoglianze, però già da tempo si sa che a Catania mancano sufficienti posti per appunto, l'infanzia, per i piccoli bambini, quelli che hanno veramente pochi giorni, mancano proprio i posti in terapia intensiva, credo che siano poco più di 30, per cui già questo era un allarme che era stato dato negli anni passati, addirittura c'è pure credo un'interrogazione parlamentare all'ARS, quindi all'Assemblea Regionale Siciliana di Forza Italia, che aveva denunciato il problema e alla quale insomma non c'è stata risposta in termini concreti, quindi insomma questo diciamo questa diciamo che era una tragedia un po' annunciata. Purtroppo. Questo è il e vero credo incubo. Leggevo nei giornali ieri sera, nei giornali di oggi, adesso non ricordo quale, che credo che questo sia il secondo caso di bambino, di neonato che muore. Ma tra l'altro per tutta la strada motivo. Della cannula, cercavano una cannula e non la trovavano, c'era cioè una roba veramente che fa venire la pelle d'oca. Fabrizio D'Esposito, amico Buongiorno. E collega del Fatto Quotidiano, che volevi dire Fabrizio? No, l'onorevole Giammanco ha tirato in ballo, ha parlato, non vuole strumentalizzare la questione dal punto di vista politico. Credo che non ci sia nulla da dire, non ci sono parole rispetto a una tragedia devastante come quella della bambina ieri, della neonata ieri in Sicilia. Però una riflessione comunque va fatta, ripeto, senza toni forti e a bassissima voce. Certo. Però mentre noi vediamo dei manager che sono messi lì dalla politica che dicono ci vuole, dobbiamo assumerci la responsabilità morale, io vorrei ricordare che in Sicilia, senza fare nomi, oppure li possiamo pure fare, per esempio tipo Totò Cuffaro, la politica per anni, che è deputata a risolvere i problemi della sanità, perché la sanità comunque assorbe la maggior parte dei bilanci certo. regionali, la politica in Sicilia, ripeto, posso dire Cuffaro, ma posso fare altri nomi, non è una questione di dare la responsabilità a uno o a quel partito, però faceva affari con la mafia che rappresentava le cliniche, cioè il problema. Io però problema non farei delle accuse così gravi profondo. Per una persona, no, forse una persona che tra l'altro sta in carcere, che tra l'altro sta in carcere, quindi però, io direi di anche però, di, come dire, io parlo di una classe, accuse così. Parlo di una classe politica. Cioè, anche a Crocetta noi, abbiamo fatto però, presente. Onorevole, no, io non l'ho interrotta. Però se vogliamo, dobbiamo litigare su un no, caso no, che no, devastante. Sto non cercando di parlare fare. A bassissima voce. Assolutamente. Allora, ripeto, Crocetta avrà le sue responsabilità. Cioè, tu mi vuoi dire che il sistema è in marcio dalla testa però alla coda. Però la sanità è quel coacervo di interessi mafiosi, politici, dove poi alla fine non si risolve nulla e dove vanno la maggior parte esatto, del un sacco di soldi, delle tasse, cioè, non è che dei noi cittadini. Appunto solo questo è dato infatti, che poi io sono d'accordo, l'indignazione ulteriore è che a parte c'è una tragedia in atto che riguarda una bambina appena nata, ma il fatto che noi sappiamo che gran parte cioè, delle nostre tasse come ma vieni, sì. Io vengo dal sud come vieni tu, cioè da noi. Io vengo dalla provincia. Siamo di tutti Napoli, terroni, meno male che c'è Stefano Esposito da Torino. Dalla provincia di Napoli, quando c'è un caso di sanità grave da affrontare, una malattia, una cosa, c'è il riflesso di non affidarsi alla sanità pubblica e di emigrare in ricerca di soluzioni più costose perché non ci si fida. Certo. E quindi è anche la qualità del servizio. Insomma, il giorno che dovremo andare a partorire in Lombardia sarà un brutto giorno. Stefano Esposito, senatore del PD, inventore del famigerato Super Canguro, ormai le rimarrà addosso l'etichetta per tutta la vita, caro Esposito. Però insomma c'è qualcosa di adesso sono due storie ovviamente lontanissime, quella dei vigili urbani da questa tragedia che è successa a Catania. Però la sensazione che ho io è proprio una sorta di irriformabilità del sistema Italia, insomma, la volta buona quando? Perché, insomma, e sono tutte cose che ci danno proprio una sensazione, no, di impossibilità di incidere sulle cose vere poi in questo paese, tant'è vero che in Parlamento litigate per la legge elettorale, no, più che altro. Beh, arrendersi all'idea che questo paese sia irriformabile sarebbe drammatico. Certamente ci sono situazioni come quella di questa bambina, io anch'io ho tre figli, la cosa veramente mi ha colpito in modo fortissimo, anche perché mi domando per quale ragione uno dei medici interessato
da questa richiesta di ospitalità non si sia posto il problema di verificare, al di là della disponibilità che non c'era nel lettino di rianimazione, le condizioni di questa bambina l'hanno lasciata andare in giro con l'ambulanza. Io credo che la politica delle responsabilità profonde vanno assunte in toto senza scaricarle su nessuno. Mi piacerebbe capire però come mai i medici che hanno, come dire, si sono semplicemente nascosti dietro, non abbiamo posto, forse quella bambina poteva essere salvata anche in un altro modo. Il ministro Lorenzini ha mandato degli ispettori in Sicilia, io nei prossimi giorni spero che avremo molto delle bene. Risposte, perché penso che ogni tanto le risposte vanno date su cose così gravi. Veniamo a un altro tema, Sergio Cofferati, perché ci siamo occupati dei vigili, ma è successa un'altra cosa abbastanza strana. È stato inaugurato l'Expo in Pompa Magna sabato e la polemica è andata a toccare la Scala, la magnifica Scala milanese, dove pare che non vogliono fare l'inaugurazione dell'Expo il 1° maggio. Renzi è stato molto duro nel suo intervento all'Expo. Faccio sentire un pezzetto dell'intervento di Renzi, poi vediamo cosa è capitato alla Scala e poi Cofferati ci dice la sua. Vediamo. Mi fa impressione pensare che ci sia gente che ha preso da tempo, ha immaginato di comprare un biglietto e di venire ad ascoltare non soltanto le note di Puccini, ma o di vivere quel momento, e voglio dirlo con molta franchezza e decisione da questo palco. Se c'è una qualche minoranza che pensa di poter bloccare, non in nome del sacrosanto diritto di sciopero, ma dell'inaccettabile diritto di boicottaggio, quell'evento, sappia che siamo pronti a tutto, anche a misure normative, per far sì che il 1° maggio non iniziamo con una figuraccia internazionale che sarebbe incomprensibile per chiunque. Siamo pronti a tutto, anche a misure normative, dice Renzi, e vediamo come reagiscono alla Scala di Milano. Non è una fabbrica e nemmeno un cantiere navale, è il teatro della Scala di Milano, l'ultima trincea in difesa della festa dei lavoratori. Il 1° di maggio, giorno di inaugurazione dell'Expo, la prima della Turandot rischia di saltare. Alcuni musicisti e un nutrito gruppo, forse determinante, di operai del teatro, non ha nessuna intenzione di lavorare. Non è l'apertura dell'Expo, il 1° maggio è la festa dei lavoratori, è la mia festa, non è assolutamente per un rialzo, non vogliamo un euro in più. Il 1° maggio, se io voglio andare a contestare Expo perché secondo me è una pagliacciata, io lo farò. Si vuol portare in alto il nome della Scala e questa Turandot non è neanche una produzione scaligera. Vedo un settore culturale che da 10 anni a questa parte viene maltrattato in tutti i modi. Bene, io sono responsabile verso questo settore prima di tutto, prima che verso l'Expo. Lunedì il sovrintendente Pereira dovrebbe rivelare al CDA quanti lavoratori sono effettivamente disponibili a lavorare il 1° di maggio, accettando un aumento fino al 140% della paga giornaliera, e se quindi si possa alzare il sipario facendo meno degli irriducibili. Se il 90% dei musicisti è d'accordo, credo che a questa maggioranza gli altri dovrebbero adeguarsi. Attaccarsi a queste cose oggi è abbastanza ridicolo. Prima della realtà guardano l'ideologia. Intanto il 1° di maggio alla Scala ha aperto una crepa nella CGIL. Buona parte delle maestranze è iscritta al sindacato di Susanna Camusso, che invano le ha invitate a considerare l'eccezionalità dell'Expo. Bisognava trovare delle soluzioni di carattere contrattuale perché il sipario del 1° maggio si potesse aprire. Noi di fronte a questa eccezionalità non scappiamo. Il lavoro della diplomazia dietro le quinte non è stato aiutato dalle parole di Matteo Renzi, che ha bollato di boicottaggio chi vuole festeggiare il 1° maggio, agitando lo spettro della precettazione. È una partita che secondo me non si vince con le operazioni di coercizione. Noi dobbiamo in questo momento provare a risolvere i tanti problemi che il 1° maggio ha. Già, perché quello che sembrava un caso limitato a pochi lavoratori della Scala ora rischia di estendersi a tante categorie. Autoferrotranvieri e vigili urbani minacciano di rovinare la festa dell'Expo per festeggiare la festa del lavoro. Allora, prima di collegarci con la Scala, voglio sentire un parere di Cofferati, perché uno può pensare tutto dell'Expo, insomma, io ho tutti i miei dubbi,
voglio dirlo. Però un lavoratore che dice io il primo maggio voglio contestare l'Expo, quando l'Expo oggi è un'occasione che l'Italia deve provare a giocarsi, insomma, imbocchiamoci le maniche. Poi dopo diremmo che abbiamo fatto degli errori, siamo un paese del cavolo, c'è la corruzione. Però se ogni tanto non ci mettiamo tutti alla stessa parte, veramente, come si fa? Ma io penso che converrebbe utilizzare il buon senso, che è una categoria prepolitica. Intanto vorrei. Io vedo pochissimo in giro con Ferrati di buon senso. Lo so, ma questo è il problema. Se il Presidente del Consiglio valorizzasse lui per primo il valore del primo maggio e chiedesse ai lavoratori una posizione ragionevole da un lato, il buon senso, e rispettosa, dall'altro delle loro condizioni, diciamo anche di immagine e di riconoscimento, forse non ci sarebbe questa tensione. Poi, se fossi un lavoratore della Scala, mi intesterei lo spettacolo del primo maggio. Cioè, spiegherei a quelli che andranno alla Scala il primo maggio che lì i lavoratori, per senso di responsabilità verso la città e verso gli ospiti, hanno deciso di lavorare nonostante l'atteggiamento aggressivo e inaccettabile della Presidenza del Consiglio. Proverei a fare un'operazione di questa natura. Sarebbero capiti da tutti. Allora, peraltro, una discussione sulle prime, non il primo maggio, ma sulle prime della Scala, me la ricordo già fatta qualche decennio or sono. Però è chiaro che se adesso poi arriveremo anche a Roma, sempre, perché abbiamo con noi Lorella Peralli, che per me è una persona di famiglia, perché abbiamo parlato per settimane dell'Opera di Roma. Però prima vado alla Scala, dove c'è Giancarlo Albori, coordinatore nazionale dell'area democrazia e lavoro della CGIL, cioè l'ala più dura della CGIL all'interno della Scala. Sergio Cofferati, che per lei immagino Albori significherà qualcosa, vi consiglia di rovesciare completamente la questione, dicendo noi siamo qui, lavoriamo, lo facciamo per l'interesse della città e del paese, e diciamo al Premier usa altri toni quando parli con i lavoratori italiani. Che ne pensa? Buongiorno a tutti. No, il buon senso è sempre la cosa che va messa al centro di ogni cosa, però io credo che per parlare di questa vicenda l'ho consigliato a tutti, occorre prima informazione. Intanto il mio primo pensiero, se mi permettete, va a Firenze, dove 50 lavoratori sono al momento licenziati e dove si rischia di sciogliere il corpo di ballo, città di Renzi, che prima di tutto io credo dovrebbe occuparsi di una situazione che nasce fin da quando lui era sindaco di quella città. Ma detto questo, parliamo di Firenze, questa per chi vicenda non l'avesse nasce dentro capito. Un grande imbroglio. Allora, questa vicenda nasce dentro ad un grande imbroglio e dentro una grande confusione, perché il primo dato è una vicenda lunga, nasce nel 2012. Io ero ancora, come dire, mi occupavo ancora di Scala direttamente. È emersa la questione del primo maggio, c'era ancora il dottor Lisner al sovrintendente del teatro. I lavoratori chiesero in quella data cosa c'era di vero e venne detto ma no, non c'è grande preoccupazione, poi il problema si affronta. Via via dentro le vicende della Scala c'è stata anche molta confusione. Vorrei ricordare che quando è subentrato il dottor Pereira c'è stata una situazione un po' caotica per un periodo. Il dottor Pereira rimane, il dottor Pereira non rimane. C'è tutta una vicenda legata a Salisburgo. Albori, e dentro quel tipo di vicenda si è arrivati a settembre. Albori, scusi, no, però, io le credo sulla fiducia, io sono convinta che il disagio dentro la Scala ci sia. Mi chiedo soltanto, vi conviene diventare il simbolo dell'Italia che resiste, che gufa, che frena? Glielo dico subito. Perché sta capitando così. No, glielo dico subito. Hanno detto il 30 o il 2 è la stessa cosa, lo hanno detto fino a pochi giorni fa. Hanno detto che farlo il 30 o farlo il 2 era irrilevante. Adesso, dentro la Scala, per quei lavoratori, la data del primo maggio, che ripeto, hanno difeso alcune date, tipo il primo maggio e il giorno 2 giugno, che è il giorno della Repubblica, per ragioni che loro sentono intimamente in modo, come dire, fortissimo.
questa cosa era risaputa e gli è stato detto che si poteva benissimo non fare il primo maggio. Perché poi all'improvviso è venuto fuori questo grande imbroglio invece dove diventava la data dirimente? Non si è capito, nessuno l'ha ancora spiegato. Si è parlato di trattativa, trattativa non c'è mai stata. L'inaugurazione dell'Expo non è vero che è il primo maggio, lo si fa il 30 presso i padiglioni con un'iniziativa di Bocelli. Si poteva benissimo, quando c'era tempo e modo, organizzare le cose in modo tale che questa confusione non ci fosse. Questo è il dato che non emerge mai dentro questa vicenda. Quindi lei mi dice che sarebbe una provocazione. Non è la data di inaugurazione dell'Expo. Allora, io Albore, adesso parliamo anche con Dorella Pieralli, che sì, ha già avuto un'esperienza. Sì, li si è anche offesi questi lavoratori. Io ho una sensazione che sono delle gesti simbolici che vengono fatti anche per rompere alcuni equilibri, cosa che il Premier dice molto sinceramente di voler fare. Tanto è vero che questa vicenda si è aperta su Roma, perché la prima volta in cui noi abbiamo capito che c'era un problema sindacale molto forte dentro i teatri lirici, insomma in queste istituzioni, che sono cose, come dire, tra virgolette piccole, che però hanno un impatto simbolico straordinario, molto più di tante fabbriche dove capitano cose simili e nessuno ne parla. Non so se vi ricordate la vicenda del teatro di Roma, ma insomma ci fu un licenziamento di massa, primo nella storia, e si disse che i lavoratori erano dei piantagrane tremende, che volevano avere i soldi per andare a cantare all'aperto, cioè, e Lorella è venuta più volte da noi a spiegarci come stavano le cose. Resta il fatto che per molti voi siete un simbolo di un paese che non vuole cambiare, cara Lorella. No, io vedo che si ripete un cliché che da quando è al governo, insomma, questo governo, questo premier, è un cliché che viene percorso con intenzione, è evidente. E il cliché è quello di rompere degli equilibri, come hai detto tu, facendo vedere il pugno di ferro a una certa parte del paese. Peccato che questa parte del paese è quella che lo tiene in piedi. Allora, qua bisogna fare i conti un attimo col fatto che se si vogliono aggredire anche simbolicamente quelle che sono alcune, pochissime in Italia, sacralità laiche di un paese che ha anche dei valori sociali, oltre che religiosi, oltre che politici, oltre che filosofici. Ma tu non sei d'accordo con Cofferati, che se tu questa cosa la ribalti e dici il primo maggio lavoro perché ci tengo al mio paese... Ma assolutamente, però volevo arrivarci con questo percorso qui, cioè il punto di partenza di questa storia è che c'è una provocazione continua verso i valori del lavoro da parte di questo governo. Questo deve essere chiaro. Sì. È stato fatto, il Premier è... personalmente uno che non ama l'opera, questo l'ha dimostrato al Maggio Fiorentino, carina, non la sapevo. Non ama i teatri d'opera, e guarda caso fra tutte le rottamazioni che ha promesso e non fatto, quella del Ministero della Cultura è la più eclatante, perché se l'è guardato bene da rottamare il Ministero della Cultura e i funzionari che ci stanno dentro, fra cui la sorella di Buzzi, tanto per citarne una. Tra cui la sorella di Buzzi? Sì, esatto. Giusto, c'è la sorella di Buzzi. Stanno tutti là, immobili. Il teatro alla Scala, secondo la mia opinione, lo dico non solo da collega e da musicista, ma anche da sindacalista, perché fra l'altro molti di quelli che vogliono andare a fare l'inaugurazione all'Expo, nonostante questa cornice, sono anche miei iscritti. Però bisogna essere chiari, cioè, come ha detto Cofferati, il senso di responsabilità che gli artisti, che sono anche lavoratori, cioè se lo dimentica questo spesso, di questo paese, debbono ogni volta che c'è un tipo di provocazione così dimostrare, non è proporzionato al tipo di aggressione che viene fatta. Ok, voglio sentire Stefano Esposito, io... perché dato che Ma perché dovete farvi provocare? Dato che Cofferati non è più nel PD, quindi il PD deve rispondere a questa cosa. No, ma non è che... il PD, io penso che la CGIL come le altre organizzazioni sindacali debbano usare in positivo questa provocazione. Le provocazioni non si accettano. Bisogna cercare di rovesciarle contro chi le fa. Si è accesa una luce enorme sulla Scala e sul primo maggio. Utilizzate questa luce per far valere le vostre ragioni, per spiegare cos'è per noi il primo maggio. Se vi sottraete dalla richiesta di lavorare il primo maggio, l'argomento non sarà la festa dei lavoratori, ma il privilegio o qualunque altra
sciocchezza similare che si potrà introdurre. Sentiamo Stefano Esposito. Insomma, quello che dicono sia Albori da Milano che Lorella qui da Roma è che Renzi, insomma, fa delle provocazioni, cioè vuole in qualche modo umiliare il mondo del lavoro. Ma a me pare veramente eccessivo però tutta questo livore che emerge dalle dichiarazioni rispettabilissime, ma secondo me esagerate, nei confronti del Presidente del Consiglio. Io devo dire, ho ascoltato Cofferati e condivido totalmente la sua impostazione. Vorrei soltanto segnalare che due cose. La prima è che il 1° maggio in questo Paese ci sono tante categorie di lavoratori che tutti gli anni lavorano. Ci sono quelli che garantiscono la possibilità di manifestare a gente come me e come Cofferati. La richiesta di farlo una volta, è così drammatica? Cioè poter dare lustro ad un'iniziativa che mette l'Italia al centro dice del mondo, Lorella, è così drammatico? Che non è drammatica se è fatta con rispetto, cioè che è il modo, Renzi li tratta. Posso fare una domanda? Ma l'attacco di Renzi è avvenuto a freddo o è avvenuto a fronte della dichiarazione da parte di quei lavoratori che non intendevano operare, non intendevano lavorare il 1° maggio? No, perché sennò qui si invertono, non si stanno invertendo però le parti, scusatemi. Sì. Abbiate pazienza. Il 7 di febbraio interviene Renzi dicendo che non accetterà, e io condivido con lui, che il 1° maggio la scala, ci siano alcuni lavoratori della scala che non possono far saltare la prima di quell'opera. Ma la scelta, l'indicazione dei lavoratori di non voler lavorare è precedente, o sbaglio? Dove sta la provocazione? No, scusi, dove sta la provocazione? Allora, la provocazione, scusate, prima Fabrizio D'Esposito vuole dire una cosa, poi parlare anche Io trovo incredibile che di fronte all'inaugurazione dell'Expo, in maniera preventiva, ci siano dei lavoratori che dicono noi non lavoriamo. Abbiate pazienza, non lo capisce nessuno in questo Paese. Rispondetemi, se è una mistificazione vi prego di rispondermi. No, adesso sentiamo anche la Gianmanco che temo che sarà d'accordo. La rivoluzione liberale qua la stanno facendo. La sta facendo il PD, cara Gianmanco, credo doveva capitare. Ci hanno rubato pure quello. Credo doveva capitare. Senatore, lei appartiene a un'area del PD, quella dei giovani turchi, che oggi viene definita diversamente renziana, e se non ricordo male, durante il governo Letta, proprio uno dei leader dei giovani turchi, che oggi fa il presidente del partito, cioè Orfini, parlava di scioperi, parlava di partito del lavoro, partito laburista. Oggi magari questo tema è stato accantonato, ma la riflessione, al di là del buonsenso, al di là del 1° maggio, perché poi il diritto di sciopero è garantito dalla Costituzione, quello di boicottaggio no, magari può essere un tratto del decisionismo, chiamiamolo così, del Presidente del Consiglio. Però questa immagine di un partito che, per bocca del Presidente del Consiglio, che è anche segretario, dà sempre la sensazione di voler attaccare chi lavora, come ha detto prima la sindacalista dell'Opera di Roma, e dall'altro lato c'è una polemica, lasciamo stare se giusto o sbagliato, sui giornali per stabilire qual è la quota di evasori che deve essere condonata. Non pensa che sia molto poco di sinistra e andiamo verso una marmellata di centro che nel futuro faccia dimenticare questi valori al Paese? Prima che risponda Esposito, però voglio sentire un momento su questa cosa anche Cofferati, perché io so benissimo che la sua uscita dal PD è legata fortissimamente alla sua esperienza delle primarie in Liguria, di cui abbiamo peraltro parlato più volte qui all'Area che Tira. Però lei lo sente questo che dice D'Esposito, cioè si è ritrovato in un partito che non le assomiglia più, che non è più un partito di sinistra, che non sta più dalla parte da cui sta lei? Sono uscito per quello. Dunque ho fatto una scelta personale, individuale, molto netta, perché sono venuti meno, secondo me, dei valori ai quali per la mia storia ho sempre fatto riferimento, nulla di più. Però nella vicenda della scala, adesso non è che sono troppo malizioso oppure ho dei sospetti, ma che si andava lì, era scritto.
ai dipendenti della Scala hanno detto il 30 o il 2, ma qualcuno aveva dubbi che poi sarebbero arrivati all'1? Se avevano dei dubbi erano proprio ingenue. Ecco perché è stata costruita una strada che portava inevitabilmente alla messa in discussione di un valore per i lavoratori. Per questo dico, il sindacato doveva per tempo sottrarsi, non negando il lavoro il 1° maggio, ma sapendo che rischiava di arrivare in una strettoia nella quale, di fronte alla richiesta di lavorare, veniva messo in discussione quello che per loro è un valore. Qualcuno sta discutendo del valore del 1° maggio? No, si parla del fatto che i lavoratori non vogliono lavorare. Allora, c'è un trappolone, ritorniamo dice lei. Lì, ma adesso non voglio dire trappola, ai marchingegni, a tutto preordinato, non ci ho mai creduto. Allora, però mi sarei aspettato che, ad esempio, Matteo Renzi, quando ha detto le parole che abbiamo sentito, avesse premesso: so che il 1° maggio è un giorno importante, so che per voi è una data significativa per la vostra storia e per la vostra identità. Tutto ciò premesso, siccome c'è l'Expo, siccome c'è Milano, vi chiedo di derogare da una norma, da una prassi. È il primo pezzo del discorso che non ha fatto e questo crea oggettivamente delle tensioni. Per quello dicevo, piccolo consiglio da uno che per qualche tempo ha fatto quel lavoro, provassero a rovesciarlo, ma riempite la Scala di volantini il 1° maggio. Allora, no, Gianmarco vuol dire una cosa, poi nell'Ottocento per riunificare l'Italia, lo facciano i sindacati oggi festa. Per ricordare cos'è per loro il 1° maggio. Prima... Allora, voleva dire una cosa da Gianmarco, allora... poi devo tornare anche a Milano, devo poi, tornare anche a Torino. Tu, Andò, non ci sono parti che si possono utilizzare a quel fine, no, io volevo... però se il coro cantasse in aggiunta alla Turandot qualcosa che evoca i valori del 1° maggio non sarebbe male. Ma Albori, io vorrei uno squillo a Cofferati per consigliarmi, le do questo consiglio. Volevo dire semplicemente questo, che visto che appunto Cofferati ha parlato di volantini, io un volantino l'ho visto, non lo faccio vedere, ma è un volantino col dito medio alzato per dire che loro non lavoreranno il 1° maggio. Allora se giustamente sono questi gli argomenti che si utilizzano e queste... No, il volantino l'ho visto, signora, mi dispiace, ma il volantino... Il volantino circola su Facebook e la invito a vederlo, quindi col dito medio alzato. Allora, se il problema sono le 24 ore prima o le 24 ore dopo per lavorare, onestamente mi sembra una questione solamente di buonsenso e non di destra o di sinistra, come diceva prima D'Esposito. Mi sembra una questione, come giustamente diceva Cofferati, semplicemente di buonsenso, perché non sono le 24 ore che cambiano la situazione agli orchestrali. Ma lei viene il dubbio che ci sia un po' di furbizia? Dato che il trappolone l'ha fatto pure con voi Renzi, perché sul Presidente della Repubblica un po' il trappolone c'è stato. Mi viene il dubbio che sarà un po' di furbizia da parte di Renzi. Ma si sta parlando dell'Expo da anni, non da mesi. Ha parlato sino adesso. Se ti parla di Expo da mesi, se non da anni, mi sembra anche giusto che Renzi rivendichi il fatto che non si può fare una figuraccia a livello internazionale. Poi, e chiudo e mi taccio, non è la prima volta che i sindacati bloccano l'opera di Milano. Nel 2012, se non ricordo male, la prima del balletto di Romeo e Giulietta è stata sospesa, è stata annullata perché il coro non voleva andare in scena in costume e cantando a memoria, come se cantare a memoria includesse uno sforzo maggiore. E perché il balletto, no guardi, si informi bene, e perché il balletto si lamentava della pendenza e dell'inclinazione del palcoscenico e quindi delle caviglie che si potevano infiammare. Allora, se questi sono gli argomenti del sindacato, a me piacerebbe invece di vedere dei sindacalisti che parlano qui in trasmissione. Causa per i tacchi, mi piacerebbe vedere degli orchestrali che non appartengano a delle sigle sindacali. Lorella vuol parlare, tutto ideologizzato. La pubblicità che per noi è vitale, quindi pubblicità, rimanete con noi, ritorniamo. Albori, arrivo, rimanga lì un secondo, arrivo. Pubblicità breve, spero. Io dico che potrebbero fare un'eccezione alla vacanza diritto del 1° maggio. La Turandot merita.
deve essere rappresentata. Per me è giusto il primo maggio stare a casa, se è la festa del lavoro deve essere la festa del lavoro. Io sono contrarissima a scioperi e via dicendo. Non è lo sciopero, è la festa del lavoro. Esatto, allora perché non devono farlo, visto che poi è una cosa eccezionale quest'anno per l'Expo? Andiamo, facciamo un piccolo sforzo. Come noi siamo di turno, dobbiamo lavorare primo di maggio, Natale, perché è un servizio, credo che una prima della Scala sia un servizio. Mi sembrava una cosa tipo quello che hanno fatto i vigili a Roma alla notte di Capodanno. Potrebbero anticipare di un giorno la Turandot? Pare il 30 di aprile. Che differenza fa? L'Expo ha creato già problemi su altri versanti, scegliere proprio il primo maggio era un po' un azzardo. Penso che il primo maggio è la festa dei lavoratori e i lavoratori lo devono celebrare. Penso che bisogna pensarci prima, che il primo maggio forse non andava bene. Festeggiare la festa del lavoro è boicottaggio, come ha detto Renzi. In questo caso credo di sì. Ci sono occasioni in cui è meglio rinunciare alla festa del lavoro e mettersi all'opera per dimostrare quanto valiamo. Fanno bene che non vogliono lavorare. Sì. Non devono lavorare. Probabilmente avrebbero altri modi per poter rivendicare i loro giusti diritti, intendiamoci bene. Però proprio quel giorno mi spiace. È giusto che almeno quel giorno si lavori. Anche se è il giorno dell'inaugurazione dell'Expo. Ma sì, perché la fine dell'Expo sembra tanto, ma alla fine non è niente. Con l'apertura dell'Expo deve esserci un qualche cosa che rappresenta Milano, al di là dei lavoratori che hanno diritto di fare senz'altro. Faranno due, un giorno, una domenica. Allora, queste sono delle voci raccolte nella zona della Scala a Milano. Io però chiederei ad Albori non solo di rispondere a Cofferati, che ha detto una cosa molto intelligente, ma soprattutto quel signore lì che dice mi sembra come i vigili a Roma. Lei capisce che questo è il vero rischio, cioè voi state facendo una cosa che ha una sua radice molto profonda e che il primo maggio è una festa importantissima, chiunque lavori lo pensa, però agli occhi di alcuni sembrate i soliti che, come dire, furbi, quindi dovete uscire assolutamente da questo equivoco, Albori, se ne rende conto? Ma noi, allora... Qui è un po', come dire, qui c'è tanto rumore, anche un po' difficile, per cui permettetemi un attimo però di spiegare. Intanto invito Sergio a venire a Milano ad un confronto su questi temi, perché davvero occorre un po' di tempo e vorremmo informare correttamente tutti su come stanno le cose. Primo, non è uno sciopero, va bene? Si è fatta tanta confusione, tanta aggressione, non c'è nessun sciopero proclamato. Così... Ho sentito prima poi parlare di scioperi fantasma che non abbiamo mai visto, di blocchi, di... Ma noi ad esempio, io rispondo per quello che è stata la CGIL, non per altro, la CGIL non ha mai proclamato sciopero sul 7 dicembre, chiaro? Per cui insomma togliamo un po' di equivoci. Allora, questo non è uno sciopero, al contrario si è costruito, voglio dire, un meccanismo completamente errato di rapporto. Questi lavoratori sono stati aggrediti, si è detto sui giornali che lo facevano per denaro, bene, non andando a lavorare il primo maggio perdono una quantità economica rilevante, perché vorrei dire che le prestazioni sono fortemente maggiorate in quella data, per cui le ragioni per cui lo fanno non sono economiche, anzi sono sui valori. Vorrei dire che la battaglia che stanno facendo, di cui sono diventati sentinelle, è una battaglia su valori e non su denaro. Allora, sgombriamo il campo da un po' di equivoci sui quali sono stati aggrediti, maltrattati. Sono stati offesi permanentemente. Nessuno gli sta chiedendo scusa come si dovrebbe, perché le battaglie che hanno impostato sono state, voglio dire, tutte di merito. Non hanno chiesto assolutamente nulla. Hanno chiesto lo spostamento della data e gli era stato detto che era possibile. Di non preoccuparsi. Sono stati, sì, però Albori, Cofferati gli ha detto, davvero, chi ha costruito, era palese che volevano arrivare. Mi permetto una cosa, sì, io l'ho capito, no, assolutamente no, non è così che volevo, non era né palese, perché quando è stato detto
Poi, se c'è stata una grande regia, beh, sarebbe ancora più preoccupante la cosa, ancora più preoccupante. Allora, la fermo, voglio sentire Conferati, che voglio dire una cosa, e poi voglio anche che la Pieralli risponda alla Gianmanco. No, un attimo, un'altra cosa che va assolutamente chiarita, mi permetta, perché altrimenti, come dire, allora, noi siamo disponibili a chiarire dentro tutto questo, intanto l'Expo probabilmente quello spettacolo si farà, guardi, lo spettacolo si farà. E loro invece continuano a segnalare un punto di grande rilevanza, ad esempio, che è quello di come si impostano i rapporti su questa partita del teatro alla Scala, perché badi, nel futuro questi teatri, noi tanto siamo di fronte a una situazione delle fondazioni lirico-sinfoniche dove nel giro di 2 anni aspetti, Alboni, lo so, però facciamo una cosa alla volta, rimaniamo su primo maggio, rischiamo Conferati, di avere un minuto, la distruzione di quel mondo della cultura. Conferati. Oh, io sono disponibilissimo ad andare a Milano quando servirà, anche rapidamente, perché il tema del futuro delle fondazioni liriche è un grande tema per la cultura italiana. Mi interessa come cittadino, prima ancora che come rappresentante di una politica, insomma, nelle dimensioni che saranno praticabili. Però se io fossi al posto del sindacato, andrei dal sovrintendente e gli direi: guarda, facciamo tranquillamente la rappresentazione del 1° di maggio, però mi fai aprire con l'inno dei lavoratori, oppure con 8 ore se vi sembrano poche, in modo tale che i miei valori siano messi sullo stesso livello e a parità di rapporto con l'esigenza di dare visibilità a un evento del tutto straordinario. Siccome parliamo di valori, ha ragione lui, non siamo qui a discutere dei temi salariali, economici, che sono assolutamente marginali in questa vicenda. Parliamo di valori. Voglio che i miei valori, il 1° di maggio, siano rappresentati adeguatamente. Allora, Turandot è un'opera bellissima. Il coro canti prima l'inno dei lavoratori, poi cominciamo con Turandot. Questa è bella. Bella idea, mi piace. E Pieralli vuole rispondere a Gabriella Giammanco. Non è che voglio rispondere nel dettaglio, però io invito l'onorevole Gianmanco a venire in teatro, a frequentare il teatro io più che può. Io amo il teatro, benissimo. Amo l'opera lirica. Allora saprà perché lo anzi, deve sapere. Anzi, la Turandot è una delle mie opere preferite. Perfetto. Allora saprà, perché non può non saperlo, che i cori cantano a memoria ufficio, cioè è il nostro lavoro mettere a memoria musica e parole dell'intera opera in qualunque lingua del pianeta. Guardi, è il nostro lavoro. L'ho letto, quindi io l'ho letto in diversi quotidiani, però non mi interrompa. Non è farina del mio sacco, appunto, mi sono documentata. Appunto, per questo le dico, venga, se lei si documenta sui quotidiani, fa un errore. No, perché io i quotidiani a noi ci hanno attaccato raccontando sciocchezze. Ma perché ce l'hanno con lei, secondo lei? Ma secondo lei perché? Perché si inventano, perché sì, dovrebbero inventare di Sanna Perella. Lei sa quanto spazio io ho dato a questa vicenda, Pieralli. In teatro, venga. Lei sa quanto spazio ho dato a questa vicenda io. Però sì, l'idea che ci sia una stampa cattiva che è contro di voi, non è l'idea possibile. È ignoranza, purtroppo. È poca voglia, poco tempo e poca capacità di analizzare la realtà. Purtroppo la vita è complessa. Io i cori non li ho visti sempre cantare a memoria, perché alle volte hanno anche no, loro guarda, le sta dicendo davanti. Una sciocchezza, non si inoltri, si fermi lì. No, guardi, io ho fatto 20 anni di danza classica, ho anche lavorato stare, a teatro, quindi non io volevo fare un'altra precisazione, però volevo farne un'altra di precisazione. Io a teatro volevo fare vissuto, un'altra precisazione, che è la seguente. Io ho detto esattamente questo sulla vicenda della Scala. Io qua ho un comunicato sindacale dei lavoratori, di una parte dei lavoratori della Scala, che vuole andare a fare l'inaugurazione delle spoglie. Chi sono? Sono i miei iscritti, tanto per parlare. Sì, ma questo non è in contrapposizione con quello che stiamo dicendo qui, perché gli stessi hanno scritto in quel comunicato quello che ha detto Conferati e che io penso e che ho detto fin dall'inizio qui, cioè che loro ci devono andare e tirar fuori la bandiera del 1° maggio. Questo devono fare. No, a onor di cronaca, io vorrei allora capire dal sindacalista qui presente dell'Opera di Milano perché è saltata nel 2012 la prima del balletto di Romeo e Giulietta, signora. Così ce lo spiega il sindacalista. E qui vediamo che cosa dice. È saltata l'opera. Fare sciopero non è balletto, una cosa. Il balletto di Romeo e Giulietta. Il balletto di Romeo e Giulietta nel 2012. Non è ancora vietato fare sciopero in Italia. Di che parlo. Non era uno sciopero, è saltato. So hanno fatto saltare devo, la prima del balletto. Mi rimarrà il dubbio perché devo andare in pubblicità e poi abbiamo le news del TG, però poi vorrei sapere anch'io sta roba del balletto. Pubblicità.
Allora, alle 12 in punto ci colleghiamo come sempre col TG della 7 in perfetto orario nonostante tutte le turbolenze. Ciao caro, ciao Andrea Pancani. Le turbolenze più che certezze della vita, Andrea Pancani, dovete sapere a casa. Grazie, meno male, qualche piccolo punto di riferimento. Allora, stamattina, diciamo, anche nel corso di Omnibus abbiamo informato i nostri ospiti politici, ovviamente, di quanto era successo nella notte alla Camera, no? Perché c'è chi ovviamente va a dormire, soprattutto i senatori, e quindi non assiste al triste, diciamo, tristissimo, desolante spettacolo che è stato messo in scena appunto a Montecitorio. Non solo bagarre, ma insomma c'è stato uno scazzottamento tra i deputati. Adesso di lo mostriamo dopo, e quelli penso del che Partito Democratico debbano sì. vedere. Anche noi stamattina insomma abbiamo fatto vedere le immagini. E quindi insomma un'atmosfera, era un ring insomma l'aula di Montecitorio, più che un'aula parlamentare in cui confrontarsi, anche se con toni molto duri, espulsione di alcuni deputati del Movimento 5 Stelle, però dicevamo oltre alla contrapposizione forsennata tra i grillini e il PD c'è stato questo episodio invece che ha visto coinvolti i deputati di SEL e quelli del Partito Democratico. Renzi verso l'una e qualcosa, tornando da Bruxelles, era arrivato alla Camera e ha ripetuto a tutti: noi con le riforme andiamo avanti nonostante le proteste e l'ostruzionismo, insomma, l'una di muscolare. Notte, per capire, insomma, è tutta la nottata hanno fatto, alle 4 del mattino se le sono date, si sono date di santa ragione a un certo punto. Di santa ragione, peraltro è molto importante vedere cosa succederà adesso all'una. Renzi ha convocato i suoi parlamentari, i suoi deputati, perché c'è una protesta montante anche da parte della minoranza Dem, come si dice, insomma. Che cosa si chiede? Abbiamo qui Corradino che però sta al Senato, però c'è Mineo che spiegherà un pochino anche che clima c'è. Dopo che clima c'è, lo saluto peraltro, quindi sarà, come dire, avrà più notizie insomma, e spiegherà bene la posizione, quindi a l'una aspettiamo questo confronto. E quindi la situazione insomma è incandescente, come si dice. C'è da registrare anche la presa di posizione del capogruppo di Forza Italia, invece Brunetta, che si rivolge a Mattarella e dice deve convocare le opposizioni, perché così non si può andare avanti. A proposito di Forza Italia, Fitto, il capo dei dissidenti interni, ci ha preso gusto, c'è stata una nuova conferenza stampa, ha annunciato che lui e i dissidenti, i cosiddetti ricostruttori, voteranno no, senza se e senza ma, al disegno di legge Boschi sulle riforme. Ha aggiunto ovviamente Fitto, Forza Italia deve prendere una posizione definitiva e molto chiara se stare all'opposizione o se continuare a cincischiare, diciamo così, con la maggioranza, e ha ripetuto anche: non c'è nessun appiglio perché qualcuno possa buttarmi fuori, cacciarmi da Forza Italia. Lo sapete, Berlusconi l'altro giorno aveva dato una sorta di ultimatum a Fitto. Quindi questo è un po' per grandi linee il cotè politico, credo che poi tu lo affronterai confrontandoti con i tuoi ospiti. C'è il dato oggi sul PIL del quarto trimestre del 2014, ebbene, e siamo a crescita zero. Allora uno dice: come a crescita zero? Sì, ma il dato è positivo, visto... Non c'è il meno quello... davanti, che è sempre una buona notizia. Sì, ci consoliamo in questo modo, visto quello che è successo nei mesi precedenti. Diciamo che il PIL nell'intero 2014 è diminuito dello 0,4%, ricordiamo che nel 2012 il crollo era stato del 2,3% e nel 2013 di quasi 2 punti, l'1,9%. Quindi stiamo leggermente migliorando, diciamo così. È inutile dirvi che in Germania invece il PIL ha avuto un incremento, parliamo sempre dell'ultimo trimestre 2014, addirittura superiore alle attese, quindi la locomotiva tedesca marcia e come. E inoltre Angela Merkel oggi è incoronata da tutto il mondo come la Wonder Woman europea, il New York Times dice è una novella Kennedy addirittura. Sì, c'è questo paragone, noi anche ne abbiamo parlato, se ne parla, ma insomma nella crisi dell'Ucraina, nella questione greca, insomma si è visto che la Germania diciamo dirige i giochi per quanto può. Abbiamo visto meno la Mogherini però. Come? Abbiamo visto meno la Mogherini, facevo notare. Sì, io qui non apro la parentesi. Come diplomatico Pancani, va bene. A proposito di Ucraina, sì, adesso deve scattare questo cessate il fuoco, no? Raggiunto molto faticosamente, la stessa Merkel, ma anche il presidente Hollande, insomma, hanno invitato all'estrema cautela, e però si continua a morire, altre 11 vittime nelle ultime 24 ore,
E quindi la situazione è ancora oggi, molto Andrea, molto complicata. C'è un magnifico Altan su Repubblica, non so se l'hai visto, che racconta molto bene questa strana tregua che parte da domenica. Sì. Due combattenti, uno dei quali dice all'altro: sono desolato, ma la tregua vige da domenica, ammazzandolo, per farvi capire un po' anche quello che succede in quelle zone. Sì, spieghiamolo, perché continua, diciamo, la presa di territorio da parte soprattutto dei ribelli filorussi, tanto che Mosca oggi ha fatto sapere: noi eravamo per una tregua immediata, ma non c'è stato possibile. E, insomma, è chiaro che bisogna fare i conti soprattutto con queste cose, al di là, insomma, del discorso politico nel suo complesso. L'ultima notizia riguarda questa terribile vicenda di, non so se nemmeno se definirla di mala sanità, accaduta in Sicilia, no? La piccola Nicole che è morta ieri durante il trasferimento in ambulanza a Ragusa, dopo che 4 unità di terapia intensiva neonatale di Catania l'avevano respinta. Ebbene, ci sono 2 notizie importanti da segnalare. Tra poco dovrebbe cominciare una conferenza stampa alla procura di Catania su questa vicenda, quindi sentiremo dai magistrati qual è il punto della situazione, mentre i manager degli ospedali da cui è stata respinta questa piccolissima bimba sono a rapporto dall'assessore alla sanità, no? L'assessore alla salute della sanità Lucia Borsellino, che ha tuonato ovviamente dicendo saranno presi assolutamente dei provvedimenti. Guarda, quindi, Andrea, c'è con noi Cosimo Maria Ferri che saluto, il sottosegretario alla giustizia. Io le dico una cosa premessa, poi adesso c'entriamo, ci aspettiamo di sapere cosa è successo, perché la cosa che io trovo più incredibile in questo paese è che non si capisce mai cosa è successo, non c'è mai un colpevole. A questo giro veramente io penso che bisognerebbe dare delle risposte precise su questo tema. No, ha ragione, sono intanto buongiorno e grazie, sono fatti gravissimi e la magistratura è già al lavoro. E sono contento che anche l'assessore regionale sia intervenuto, la dottoressa Borsellino, proprio perché è giusto agire su 2 binari, repressione e quindi magistratura, sono reati gravi se ci sono state delle omissioni e quindi in velocità e con pene severe se viene affermata la responsabilità, però c'è tutta quella fase anche preventiva e di misure anche interdittive, che sono sia nel penale sia però dei provvedimenti disciplinari, perché è chiaro che chi è responsabile non può continuare a lavorare, tra l'altro con degli stipendi, perché i manager delle ASLE, andiamo a vedere a proposito di spending review quanto guadagnano e quindi hanno il dovere anche di verificare maggiormente. Ma infatti, che questa la sanità è l'altra faccia funzioni. Della Sicilia, poi dove va i soldi, distinta poi la cattiva sanità dalla buona sanità, perché in tutte le cose non si può generalizzare, però ci vuole più rispetto del paziente e anche recuperare quel rapporto tra medico e paziente che è alla base poi della trasparenza e della buona sanità, quindi lavoriamo su questo tema. Assolutamente. Sì, voglio dirvi un'ultima cosa, prego. Appena arrivata questa notizia, riguarda ancora le riforme, se ci dovesse essere un irrigidimento da parte della maggioranza, tutte le opposizioni hanno già deciso di uscire dall'aula, lo fa sapere appunto Renato Brunetta parlando dell'iter appunto delle riforme costituzionali. Questa, cioè, Brunetta è riuscito a fare l'accordo con i 5 Stelle, Va bene, Insomma è molto fluido, diciamo, il panorama politico, diciamo così. Andrea, io ti ringrazio, rientro in studio, saluto Corradino Mineo che avete già visto, senatore del PD, saluto Fulvio Abbate, scrittore, amico, benvenuto Fulvio. Grazie. E avete già visto, sottosegretario alla giustizia, grazie. Cosimo saluto Ferri. Anch'io. Abbiamo molto parlato di lotta alla corruzione negli ultimi tempi e abbiamo visto che adesso è arrivata una soluzione, insomma una possibile soluzione che viene chiamata whistleblowing, che vorrebbe, insomma, testualmente soffiare in un fischietto, che vuol dire fare le soffiate, raccontare quello che hai visto. Vediamo come funziona e poi capiamo se è una cosa che può davvero aiutare o se ha dei rischi. La lotta alla corruzione passa dai comuni cittadini. E questo il senso del whistleblowing, letteralmente soffiare in un fischietto. È la pratica di segnalare o denunciare sospetti episodi di corruzione riscontrati sul posto di lavoro. Una vera e propria soffiata che si fa rivolgendosi ai superiori o alle autorità competenti, dietro garanzia dell'anonimato. In Italia è regolamentata solo per le pubbliche amministrazioni dalla legge Severino, la 190 del 2012, che ha attualizzato e dato forza a una norma vecchia, quella del testo unico del pubblico impiego del 2001, che già prevedeva il dovere di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici.
Con l'entrata in vigore della Severino, molte pubbliche amministrazioni stanno introducendo l'uso di una piattaforma informatica per la segnalazione dei casi sospetti tramite email criptate che oscurano il nome del mittente. Ma la normativa attuale ha delle falle. Chi viene denunciato va tutelato da eventuali calunnie, ma il problema è anche la tutela di chi decide di denunciare. Sul tema sta facendo una battaglia il Movimento 5 Stelle. Chi segnala illeciti alle autorità spesso viene isolato dai colleghi e paga per la sua onestà. Chi ha il coraggio di parlare deve essere tutelato e premiato. La legge oggi prevede che chi denuncia non possa essere sanzionato, licenziato o subire discriminazioni. Ma la garanzia di anonimato non è assoluta e spesso in ufficio si scopre chi è il delatore. Il denunciante rischia di essere isolato dai colleghi, di essere vittima di mobbing o ritorsioni, se non addirittura di demansionamenti o licenziamenti. Soprattutto in Italia il whistleblower non viene premiato. Non esistono, insomma, incentivi. La proposta dei 5 Stelle prevede che chi denuncia abbia diritto a una percentuale sulle somme recuperate, come accade ad esempio negli Stati Uniti, dove 2 anni fa un ex banchiere di UBS, Bradley Birkenfeld, ricevette un premio da lotteria, 104 milioni, dal fisco americano, per aver fatto da talpa su una serie di conti offshore aperti da ricchi contribuenti. Più difficile ancora però superare il problema culturale. È giusto fare la spia, magari in cambio di un premio? Allora, Ferri, naturalmente insomma, bisogna che in qualche modo insomma, si possa dire quello che si vede, che non funzioni, specialmente negli uffici pubblici, però certo il tema poi che si può dare la stura anche dei personalissimi, come dire, delle rese dei conti, no? Vendette personali, insomma è un tema. Sì, è un tema importante che denota una prima osservazione che vorrei fare, cioè quella che bisogna cambiare la mentalità, perché oggi la denuncia è un'eccezione, perché c'è molta omertà e lo vediamo, quindi anche la norma Severino sul punto ha introdotto questa figura, ma di fatto non funziona, perché è vero che ti tutelo dal licenziamento, però c'è il problema dell'anonimato, che però è un anonimato che vale nel procedimento disciplinare, però non vale chiaramente nel procedimento penale. Perché è chiaro che poi in dibattimento col diritto di difesa devo venire, farmi esaminare e assumere le mie responsabilità. Quindi secondo me occorre davvero cambiare la mentalità e dobbiamo far capire... Allora, le faccio vedere una storia. A parte che voglio presentare a Milano Stefano Zurlo, collega e amico del giornale, benvenuto Stefano. E c'è anche Davide Del Monte, che è direttore di Transparency International Italia, che è un'organizzazione presente in circa 100 paesi, credo, vero Del Monte? Corretto, buongiorno. E che fa una classifica tutti gli anni. Noi usciamo, ve lo dico fin da adesso, subito con le ossa rotte da questa classifica che stila Transparency International. Però prima di arrivare anche a voi a Milano, vi faccio vedere la storia di Ornella Piredda. Chi è Ornella Piredda? È la funzionaria della regione Sardegna che aveva dato il via con la sua denuncia allo scandalo Rimborsopoli, che poi come sapete è arrivato in tutta Italia. Ebbene, questa signora, l'abbiamo incontrata, racconta esattamente questo, che la sua vita è una vita d'inferno, guardate. La mia vita non sarà mai più la stessa, non sarà mai più come prima, perché la mia salute non è la stessa. L'hanno chiamata super testimone e nel frattempo Ornella Piredda è diventata un simbolo, simbolo della lotta alla corruzione e allo sperpero dei fondi pubblici. Nel 2004 era un funzionario del Consiglio regionale sardo, lavorava per il gruppo misto e fece l'errore di chiedere le ricevute sulle spese dei consiglieri. I fondi dovevano servire per l'attività politica, ma in mezzo c'era finito di tutto, maialetti, orologi, cene, viaggi, quadri e persino una festa di matrimonio. Il racconto di Ornella Piredda al magistrato ha provocato un terremoto nei palazzi del potere. Da Cagliari le inchieste sulle spese dei gruppi politici hanno raggiunto altre regioni e nel frattempo la Piredda ha dovuto lasciare il lavoro, perseguitata da chi voleva tapparle la bocca e dalle malattie. Io ho segnalato prima di tutto i maltrattamenti, demansionamento, perché il PM mi ha chiesto da che cosa è nato tutto questo, come mai è stata demansionata, eccetera. E io appunto ho spiegato che avevo posto delle domande per quanto riguardava le ricevute di spesa. Cosa le rispondevano quando lei chiedeva spiegazioni sui rimborsi? Che non erano tenuti a fornire nessun tipo di spiegazione, nessun tipo di giustificazione. E poi è iniziata la persecuzione?
diciamo che la mia vita è cambiata radicalmente in peggio. Sono stata prima demansionata, quindi ho vissuto tre anni con un decurtamento notevole nello stipendio, per cui non sono più riuscita a pagare il mutuo e quindi ho dovuto vendere la mia casa, ma soprattutto diciamo che non ho risentito da un punto di vista della salute. C'è stato qualche politico che in maniera diretta e sfrontata gli ha detto smettila di parlare di questa cosa? Tutti, compresi i miei amici. C'è stato un momento in cui ha avuto anche paura per la sua incolumità fisica? Prima che il PM mi interrogasse ho avuto paura, sono rimasta 5 giorni chiusa in casa. Oggi si parla di una proposta di legge per tutelare le persone che denunciano episodi di corruzione, lei cosa ne pensa? Che non dovrebbe esserci questa proposta di legge, perché normalmente i cittadini dovrebbero essere liberi di denunciare. Denunciare non conviene mai, non conviene e si paga un prezzo talmente alto che non capisco chi non lo fa. Beh, a me mi cascano le braccia, perché questa signora alla fine dice, dopo tutta questa via crucis che ha passato, il prezzo è troppo alto, capisco che non lo fa. Quindi siamo veramente, a parte questa storia che tutti quanti hanno nei rimborsi il porcellino. Che io non ho mai mangiato un porcellino in vita mia, mi sembra incredibile. Va bene, Corradino voleva dire una cosa, poi sì, anche Fulvio, poi vado a Milano. Sono velocissimo, secondo me non è l'omertà, sottosegretario, è quello, è la sensazione che il corrotto non verrà mai punito. Se noi non cambiamo le leggi che hanno reso possibile il fatto che i corrotti in carcere non ce ne siano, nessuno crederà che lo Stato fa sul serio nei confronti dei corrotti. Questo è un aspetto. Poi, siccome la signora era sarda, lo sa cosa ho scoperto in Sardegna? A proposito dell'uso improprio dei soldi per i gruppi parlamentari, che questi fondi erano stati spalmati sui singoli consiglieri regionali, cioè i soldi per il gruppo venivano attribuiti per quota ai singoli parlamentari, chiamiamoli così. Allora è evidente, voi capite che diventa, quanto la odiano, la povera Pirella. Che il giustificativo diventa una formalità, no? Certo. E ognuno ci metteva la qualunque cosa in fretta e furia. Quindi se tu, diciamo, inciti in realtà a delinquere, poi non ti lamentare. Allora, benissimo la iniziativa di spingere i cittadini a denunciare, ma dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento complessivo nei confronti della corruzione. Fulvio, che Italia ci racconta questa storia? Due cose. Una sensazione duplice. Da una parte, all'inizio del servizio, diciamo il soggetto per un nuovo film di Fantozzi. Fantozzi risubisce ancora, no, non è questa la sensazione. E poi invece qualcosa di profondamente drammatico e amaro, in un paese familista con una cultura mafiosa oggettivamente, diciamo, abbastanza diffusa. Un'amica che lavorava in un ospedale. Cioè, questa signora non è uscita di casa per 5 giorni prima. Però questo è significativo. Un'amica che lavorava in un ospedale di una città del sud, dopo una questione che io ho vissuto, diciamo, familiare, mi ha detto: è inutile che tu denunci, perché perfino l'ultimo portantino ha alle spalle qualcuno che lo protegge molto in alto. Quindi, diciamo, si fa strame sulla salute dei malati, degli anziani, di tutto. Quindi la sensazione è duplice, è la sensazione che lo Stato, che diciamo per tante cose andrebbe anche avversato per chi, diciamo come me, ha una cultura libertaria, è totalmente assente, perché dovrebbe essere presente con la clava nella figura del nostro sottosegretario, diciamo, visto che abbiamo chiamato in causa Fantozzi, mettiamola così, che dovrebbe immediatamente colpire questi farabutti per avere o non avere la sensazione di solitudine. Mi venuta in mente una cosa, noi abbiamo con noi oggi un sacerdote, che è Don Antonio, che è venuto qui a parlare di tutt'altro tema, a cui arriveremo, che sono gli sfratti, però... Dato che insomma, questo tipo di racconto, tra l'altro, ci evoca la confessione, cioè l'idea che qualcuno dica che il vicino di banco ha sbagliato, in Italia sostanzialmente viene considerata una cosa brutta. Cioè, guarda questo come dire, infame che ha raccontato la cosa che io ho rubato. In realtà in altri paesi è considerata una cosa, anzi, come dire, che merita encomio, che è virtuosa. Lei come la vede? Un dovere, secondo il Vangelo, è un dovere morale, cioè dire la verità, perché la verità vi farà liberi. Quindi se una persona è a conoscenza di fatti illeciti, ha tutto il dovere di denunciare. È chiaro che siamo chiamati ad avere un po' di spina dorsale,
È chiaro che purtroppo la criminalità organizzata mette in giro una logica dove ti lega con un piccolo anello, e questo anello si chiama favore. Ma questo favore, prima o poi di questo favore, ti viene richiesto un prezzo. Il prezzo di tacere. Allora bisogna avere gli attributi, bisogna avere il coraggio di dire, come ci insegna anche la scrittura, il vostro parlare sia sì sì, no no. Il di più viene dal maligno, quindi dire la verità. E credo che è un servizio che dobbiamo rendere, perché a me piace Don Bosco che diceva una grande cosa. Prima onesti cittadini, poi buoni cristiani. Bello, bravo Don Antonio, parla come Papa Francesco, Don Antonio, bisogna avere gli attributi, diciamolo con semplicità. Stefano Zurlo, e poi volete tirare ovviamente anche Del Monte, perché voglio capire lui che ne pensa, poi del suo osservatorio dell'Italia nel suo insieme. Prego Stefano. Ma io sono abbastanza scettico, nel senso che le leggi ci sono già, ce ne sono fin troppe. Abbiamo visto che, appunto, lo diceva prima Ferri, è già stata introdotta una legge per cui con la Severino i cittadini possono denunciare, eccetera. Il punto è che le denunce rimangono lì. Allora bisogna cambiare la mentalità. Faccio un esempio: perché non diamo una medaglia di benemerenza, un premio ai radicali che denunciavano Mafia Capitale da anni, facevano interrogazioni su interrogazioni nel silenzio generale, anzi nello sbadiglio generale, e nessuno muoveva un dito? Maggi mi ha detto, radicale Maggi, Stefano, quando è venuto qui a noi mi ha detto: io cercavo di parlare, di avvicinarmi, di spiegare, nessuno mi ha mai filato, fino a che non è uscito. Appunto, fuori. Allora è inutile che facciamo l'ennesima legge sulla legge sulla legge, quando poi alla luce del sole c'è gente che denuncia cose vere da anni. C'era lo sciopero della fame, Maggi aveva fatto di tutto, e era sotto gli occhi di tutti, ma tutti sbadigliavano e dormivano e si giravano dall'altra parte. Quindi non è un problema di dire dobbiamo fare un'altra legge, così introduciamo un altro comportamento virtuoso per legge, quando poi quelli che si comportano bene vengono marginalizzati in politica e nella società. Quindi è un cambiamento di mentalità che va introdotto, che lo Stato potrebbe introdurre. Io per esempio proporrei per Maggi un premio, fosse a Milano gli darei l'Ambrogino, a Roma non so cosa gli possono dare, gli daranno qualcos'altro, però. E questo è il dato, come dire. Il Marino d'Oro facciamo a Roma. È appunto il Marino d'Oro, che forse è un premio che conviene non dare. La seconda cosa, e ho finito, c'è però una contraddizione nello Stato italiano, perché un punto per spaccare il sistema della corruzione in Italia, secondo me, non è continuare anche qui a inasprire le pene, introdurre nuovi reati, nuove aggravanti. Queste cose io sono vecchio, le sento dai tempi di Mani Pulite, facevo il cronista giudiziario, c'erano tutti gli strumenti per colpire, si diceva no, dobbiamo aggravare, dobbiamo punire di più. Non è vero, semmai bisogna spaccare il patto tra il corrotto e il corruttore, certo, e questo però bisogna avere un approccio molto pragmatico, secondo me, e molto poco moralista. Del Monte, perché tu puoi arrivare anche a dire, io al corrotto, quello che corrompe, il corruttore, chiamiamolo, quello che dà la mazzetta all'imprenditore, posso persino ragionare sull'idea, posso persino ragionare, dirò una provocazione, di dire non ti punisco, se tu mi denunci fino in fondo quello che ha preso la tangente, se tu mi dici il nome e cognome, tu poi non vieni punito. Come allora, è successo in Italia? Quando si crede nel Monte, sei d'accordo con Zurlo? Si è fatto l'esatto contrario. Zurlo sostanzialmente dice a male straordinario, misure straordinarie, che possono anche essere politicamente scorrette, ma che vadano a incidere sul rapporto corrotto-corruttore. Che dice Del Monte? Ma sostanzialmente d'accordo, tra l'altro sono stati messi in luce due punti fondamentali, uno dall'onorevole Mineo che riguarda la sfiducia che poi porta il cittadino a non fare la denuncia, o noi preferiamo chiamarla anche la segnalazione, perché non sempre si tratta di denuncia direttamente in procura, tant'è che tra i vari indici che possiamo citare, ce n'è uno che viene redatto dalla Commissione europea che è molto importante, l'Eurobarometro, in cui l'Italia risulta essere l'ultimo paese in Europa per propensione alla segnalazione di casi di corruzione. Cioè su una media dell'80% dei cittadini europei che si dice quantomeno possibilista nel denunciare un caso di cui venisse a conoscenza, in Italia questa media è del 54, e la spiegazione, ovvero la risposta successiva che danno i cittadini italiani, è duplice: una metà non denuncia perché ha paura di ritorsioni, l'altra metà
per sfiducia, come diceva prima. Allora, io voglio dire una cosa che ci ascolta da casa. Noi invitiamo ufficialmente in trasmissione chiunque abbia fatto delle denunce, delle segnalazioni e voglia raccontarlo, proprio per cercare di dare anche un po', come dire, il merito a chi si prende la briga, perché è una cosa faticosa, difficile, come ci ha raccontato la Piretta. Quindi questo, scriveteci e contattateci, siamo contenti di avervi qui. E poi voglio tornare a Mafia Capitale, che era evocata da Stefano Zurlo, perché diciamo che dentro Mafia Capitale si è capito che poi era molto ramificata anche nel piccolo, quell'anello di cui parlava Don Antonio, un anello che arriva dovunque, e noi abbiamo provato a sceneggiare l'inchiesta, l'operazione Vitruvio, che è una piccola parte, anche se volete un po', come dire, di basso livello di questa grande inchiesta. Sentite però cosa dicono e qual è l'humus in cui tutto questo si sviluppa. È venuto un ispettore, un altro venduto corrotto di merda dell'ASL. Tu devi sapere una cosa, te lo dico così, magari se tu non lo sai, te lo dico adesso, ricorda, quando viene un ispettore dentro il cantiere, devono essere per legge due, devono essere due. I cosi, quando fanno i sopralluoghi? Gli ispettori dell'ASL, quelli del lavoro. Queste sono intercettazioni delle fiamme gialle che abbiamo provato a ricostruire. Molte non erano state ancora pubblicate, ma ci aiutano bene a capire come funziona il sistema di corruzione di funzionari e imprenditori edili nella capitale. Sono infatti state realizzate nelle ultime settimane per l'inchiesta Vitruvio, che ha portato all'arresto di 28 persone a Roma, tra funzionari del Dipartimento per l'Attuazione Urbanistica, imprenditori e ispettori dello Spresal, che avrebbero dovuto controllare la sicurezza negli ambienti di lavoro. Allora, che cosa succede? Io ci ho vissuto nei cantieri, ci vivo e ci morirò pure. Quel cornuto là, io lo so, ho preparato la mia busta. Mi è costato 8.500 euro per rifare il rinnovo di tutte quante le pratiche della sicurezza. Ho preparato la busta per Natale. Lui mi ha detto, metti quello dentro la busta. Lo sai dove l'ho portato, no? Sotto le telecamere. E il gran coglione, c'è pure venuto. E certo. E allora è proprio così, disinvolto, l'ho portato, ho aperto quello che dovevo aprire. Hai fatto vedere bene dentro quello che c'era? Bravo. Quello che avete appena sentito è un imprenditore intercettato che racconta ad un altro più giovane come ha provato a incastrare un ispettore della ASL che chiedeva continue tangenti. L'indagine, infatti, è partita dalla denuncia di due costruttori romani vessati per la richiesta di mazzette ed esasperati da continue richieste di denaro. È ripassato poi, a gennaio. Ho detto, guarda un po' la strada, passi lunghi e ben distesi, vai vai, è scappato. Sembra che i funzionari non avessero nessun timore di essere denunciati. In un'intercettazione si parla di un altro ispettore, questa volta una donna, che sarebbe stata molto esplicita nel richiedere continue mazzette. Dico, stai attenta, ti faccio la denuncia e ti rovino. Ieri mi ha raccontato che l'ha chiamato da parte e gli ha detto chiaramente che c'ha fame. Tutte queste cose così. Ma questa secondo me è proprio una malata di denaro. E un po' la pelle d'oca, non crede Ferri? Cioè sì, la busta, sono la telecamera, il cornuto che si mette sotto. Cioè, tanta amarezza, ma dobbiamo arrivare all'obiettivo di trovare tante Piredda che poi alla fine però, e questo l'amarezza anche, che alla fine conclude e dice non denunciate. Capisco. E capisco, invece noi dobbiamo arrivare a dimostrare che il sistema funziona e che bisogna denunciare. Ha ragione Stefano Zurlo, il governo sta lavorando su questa norma per spezzare, per incentivare le denunce, quindi e chi dà la tangente che trovi la forza di denunciare con delle premialità. È una norma come il pentitismo, per capirci. Quindi, esatto, diciamo, del tipo picco. Lo schema della, diciamo, dei reati per mafia, tra l'altro anche seguendo lo schema dei reati per mafia, consentiamo in una norma che può essere sembrare eccessiva, però proprio per equiparare la legislazione, anche il cambio di nome. Addirittura c'è una norma che consente a chi denuncia, se vuole, che è una cosa forse che può sembrare anche eccessiva, perché cambiare identità per una persona è un grosso sacrificio, e quindi si dice va bene per la mafia ma non per i reati di corruzione. Però diamo anche questo segnale. Poi dobbiamo semplificare, meno burocrazia, meno leggi, rivedere le norme, esatto, sull'appalto. Gli ispettori devono rivedere le norme sugli appalti, perché non pensiamo alle tutte le turbative d'asta, alle finte offerte che fanno le imprese per agevolare l'altra e poi ti rendo il piacere in un'altra gara.
E poi un'altra norma importante, questo funzionario che pigliava ogni volta le tangenti, gli 8.000 euro, non solo deve essere licenziato e condannato in tempi ragionevoli e veloci, ma deve restituire tutte le somme che si è fregato, che ha rubato indebitamente. Sentivo Zurlo fare, perché non l'abbiamo mai visto ancora, però noi siamo confidenti. Anche questo, sul Maltolto, per esempio, non può accedere al patteggiamento se non restituisce tutto quello che ha preso, e anche nei reati contro la corruzione, nei reati contro la pubblica amministrazione come la corruzione, si introdurranno delle misure in materia di confisca e di sequestro di patrimoni che saranno efficaci. Questa è la ricetta. Scusa, e Stefano, poi la parte della prevenzione, un che è importante, solo, perché Stefano, chiaro che ci deve essere un Stefano, cerca di essere brevissimo, telegrafico. Volevo dire, uno, che Mario Chiesa, l'episodio base di Mani Pulite, lui che butta i soldi nel water, in un'intervista mi ha raccontato che non è assolutamente vero. Quei soldi furono salvati e furono poi impiegati, diciamo così, per difendere Mario Chiesa. Quindi quella è una leggenda metropolitana, tanto per cominciare, ne approfittavo per dirlo. Ma la seconda cosa più importante, se non si modificano, l'ho detto anche in questa trasmissione, le gare per gli appalti, non si fanno bandi trasparenti, però, uniformi, uguali, pubblici in tutta Italia, senza varianti, senza la logica emergenziale, la lotta alla corruzione non va da nessuna parte. Possiamo dare 300.000 anni di pena, non allora devo andare in pubblicità, niente, so ridicole, che sia ridicole. Mineo che Abate vogliono parlare, pubblicità, no. Rientriamo subito, continuiamo a parlare perché è un grande tema naturalmente. Nel centro storico di Palermo c'è un ex monastero che ospita 10 famiglie di senza casa, ma la curia vuole mandarle via. Come sei finita a vivere qua? Praticamente ho subito uno sfratto circa 2 anni fa, non riuscivo più a pagare un affitto di 500 euro, quindi da là ho preso la decisione di occupare. Roberta ha 27 anni e un passato da parrucchiera. Vive qui con i suoi bambini di 7 e 9 anni. Nel 2013 la ditta nella quale il marito è impiegato come operaio fallisce. Da quel momento inizia l'odissea della famiglia. Il comune mi ha offerto di stare in comunità per 4 mesi. Là una vita invivibile, soprattutto per i miei figli. Poi da lì ho accettato la social housing, che praticamente era l'affitto di un privato per 6 mesi, il comune pagava. In realtà ha pagato solo 4 mesi il comune, quindi da lì sono ritornata di nuovo in mezzo a una strada. Senza un posto dove andare, Roberta e suo marito decidono di occupare il monastero abbandonato di Piazzetta del Parlatoio, di proprietà della curia. E gli avevo fatto la proposta che, diciamo, pagavamo l'affitto sociale 52 euro al mese. Nel frattempo che il comune prendeva una decisione di darci una casa. Mi è stata negata questa proposta. E poi verso settembre abbiamo avuto la notizia che il Cardinale Romeo aveva firmato la richiesta di sgombero. Diciamo ancora siamo qua, però ancora non abbiamo risposto perché lui non ci vuole ricevere. In una città che conta nelle liste dell'emergenza abitativa almeno 1.500 famiglie, la richiesta di sgombero ha fatto arrabbiare anche il sindaco Orlando, che in polemica con il Cardinale Romeo ha addirittura inviato una lettera a Papa Francesco. Dalla curia però nessuno vuole rilasciare dichiarazioni. L'arcivescovo è a Roma perché c'è la nomina di un nuovo cardinale, quindi non c'è. Quando i monasteri si estinguono per mancanza di suore, ma io non ne so nulla, signor. So che è occupato, come lo sa lei. Qualche settimana fa il cardinale Romeo ha dichiarato che l'Opera Pia è un ente pubblico e che pertanto deve rispondere di una corretta gestione. Il sospetto degli occupanti però è che i motivi dello sgombero siano altri. Mezzo convento è in affitto, infatti si presume che loro vogliono quest'altra parte di convento per metterla di nuovo in affitto, perché fittano la stanza a 380 euro. Allora, ci torniamo sulla corruzione, però avevo a cuore questo servizio e questa vicenda, perché l'altro giorno, chi ci segue lo sa, eravamo stati in una casa da una signora invalida, Patrizia, che era stata anche lei sfrattata e anche lei da un istituto religioso. Naturalmente, insomma, appunto, torniamo al buon senso che parlavamo all'inizio della puntata, ci rende perplessi l'idea, no? Che chi come sua
mission, deve aiutare gli altri, poi possa buttare fuori delle persone bisognose dalle case. E quindi abbiamo provato a capirne qualcosa in più. È venuto a trovarci, lo ringrazio per questo, l'ingegner Livio Gualerzi, che è dirigente risorse finanziarie e progetti speciali della Conferenza Episcopale Italiana della CEI, cioè quindi si occupa di un patrimonio immobiliare che è molto vasto, peraltro noi ci siamo occupati, non è molto vasto, io so che ci sono cifre da capogiro di... È un'informazione non corretta, la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, è un ente molto giovane perché da 50 anni che è costituito, è l'associazione di collegamento delle diocesi. Le diocesi, a loro volta, hanno dei patrimoni... Allora, mi scusi, ho sbagliato io, mi sono espressa male. È la Chiesa che ha un patrimonio immobiliare enorme, parliamo, secondo le stime, di 2.000 miliardi di euro, quindi parliamo di una cosa enorme. Io adesso voglio sentire il suo parere su questo. Le faccio prima vedere il caso da cui siamo partiti, perché questo è l'Istituto dei Portoghesi che sta mettendo in mezzo a una strada l'11 marzo una signora che ci ha raccontato qui in studio, Patrizia, di avere due tumori, insomma una storia molto pesante per la quale appunto ci siamo chiesti ma è possibile che chi deve in primo come mette al centro l'uomo, come ci dice il Papa, poi non si accorga di casi come questo. Vediamo il servizio che abbiamo fatto sull'Istituto dei Portoghesi e su questa casa dell'Alberona dove stanno prendendo gli sfratti e poi sentiamo cosa ci spiega l'ingegner Gualerzi. Che c'è il simbolo, vedi? Ah, sì, sì, sì. Dopodiché continua fino all'angoletto qui, vedi che poi c'è un vicoletto a sinistra. Tutto le portoghesi. Anche lì dentro continua questo palazzo. Ma sono ricchissimi. L'Istituto Portoghese di Sant'Antonio a Roma ha fra i suoi scopi principali fare beneficenza. Gestisce un numero rilevante di edifici di prestigio a Roma. Il rettore ci elenca anche tutte le attività culturali portate avanti, come corsi di lingua, concerti e mostre. E l'istituto quindi come si finanzia? Come erede di un'opera pia, i lasciti. I portoghesi a Roma principalmente lasciavano al vostro istituto? Esatto, gli ambasciatori, persone anche... Leggendo la storia di questa casa vediamo che questa è nata grazie ai doni delle persone, no? Vedete lo stemma del Portogallo, quella è roba loro. Tranne il palazzo d'angolo, che non è loro, poi il resto è tutto loro. Anche Alfredo la Scrofa, per esempio. Perché voi siete in affitto dai portoghesi? Sì. Siamo nel cuore di Roma, in una delle zone più costose della capitale e persino il prestigioso locale di un ristorante sotto il Quirinale è di loro proprietà. Tuttavia, negli anni, non sono state poche le famiglie sfrattate da questa che era un'opera pia. E ora, a quanto pare, ci risiamo. Stiamo preparando una struttura per accogliere i nostri studenti portoghesi del programma Erasmus, però ci sono ancora degli inquilini italiani. Sì. Un istituto di opera pia che sfratta una coppia di pensionati, anziani e una signora disabile. Secondo gli statuti l'opera pia deve essere per fare del bene alla comunità portoghese. In teoria non siamo più italiani o portoghesi, siamo europei. Quando conviene sottolineiamo, quando non conviene no. Li abbiamo già avuti lì per più di 40 anni. E adesso li volete mandare via? Non so come stanno le cose. In età così tarda, durante la crisi economica. Non lo so, vediamo come si processerà. Offriamo alla città di Roma tutte le domeniche un concerto. Sì, i concerti sono bellissimi, sono importanti. Stiamo restaurando la città. Una coppia di anziani sta per essere sfrattata, il concerto non se lo viene a sentire. Stiamo restaurando la chiesa e poi vediamo se possiamo contemplare la... le loro esigenze. Un'opera pia, appunto. Sì. Allora, queste sono le spiegazioni che abbiamo ricevuto. La signora Patrizia, voglio ricordarvelo, ha 62 anni, è invalida, ha subito 12 interventi per due tumori e ora è in cura anche in un centro di igiene mentale perché naturalmente ha bisogno di aiuto. Vive in quell'appartamento da 40 anni e io devo dire che sono un po' imbarazzata, nel senso che poi... Cioè, siamo tutti uguali, però i portoghesi hanno più diritto a essere assistiti che gli italiani. Gualerzi, che dice? Io quello che posso dire è che bisognerebbe conoscere nei particolari la situazione. Certamente, come ricordava il sacerdote che è intervenuto precedentemente, la responsabilità è personale e quindi ognuno deve rispondere di quello che dice, di quello che pensa. Lì c'è un ordine religioso, avrà fatto le sue scelte, non è detto che queste scelte siano corrette, siano giuste.
è da dire anche dall'altra parte che bisognerebbe conoscere la situazione nei particolari, non sempre un servizio da questo tipo televisivo dà questo tipo di risposte. Però vorrei anche dire che in giro per l'Italia c'è tanta esperienza di realtà che invece trasformano situazioni. Sì, però mi scusi, la situazione è semplice, il signore ce l'ha spiegato, vogliono fare un'accoglienza per studenti portoghesi a Roma, che è una cosa che va benissimo, però se ci sono dei casi così gravi, esatto, no? Una signora che sta poco bene, esatto, io mi aspetto che la sensibilità per l'istituto religioso sia massima, cioè condivido. Già che il comune non se ne occupa mi fa molto arrabbiare, ma che un istituto religioso butti fuori una signora che sta male, io lo trovo surreale, mi perdoni. Esatto, cioè questo lo condivido, per quello che dico, ognuno è responsabile delle sue scelte, la scelta di questo ordine religioso non può ricadere sulla scelta della Chiesa in generale facendo di tutte le erbe un fascio, quando invece ci sono esempi che vanno nell'altra direzione, progetti di housing sociale, trasformazioni di immobili abbandonati a favore di condomini sociali, dove ci sia anche l'attenzione a uno sviluppo della collettività, dei rapporti. Ma dato che i casi sono parecchi, perché abbiamo raccontato anche Palermo questa mattina, ma non potreste voi esatto, dare, come dire, una direttiva, cioè dire noi dobbiamo avere delle regole, cioè non è che possiamo buttare fuori gente che ha bisogno perché ci piace fare altro, perché questo lo fanno i privati di solito anche con pochi scrupoli, no? Allora, da questo punto di vista noi siamo continuamente tramite le Caritas diocesane sulla trincea di dare delle risposte anche a questi casi, tramite il sostegno dei beni diretti di alimentazione, di aiuto, di diciamo accoglienza. Ma io questo lo so, sa quante volte abbiamo raccontato la Caritas nel qua, perciò mi sorprendo, perché dico, se c'è la Caritas che effettivamente in una situazione in cui la povertà in questo paese viene rimossa, se ne occupa, poi mi aspetto che la signora Patrizia qualcuno ci va a parlare, non esatto, è che lo devo fare io in televisione, no? No, la soluzione penso, sono sempre casi molto, diciamo, particolari o se estesi difficili, però la soluzione va trovata con la rete di solidarietà. È possibile che quell'immobile possa essere anche destinato ad altre destinazioni, utilità, ma va trovata un'altra sistemazione. Voglio arrivare a Don Antonio, però volevo sentire Fulvio Abate, sì, che voleva dire una cosa. Mi sembra che, diciamo, questo paradosso di Fantozzi continui, quindi un altro capitolo, Fantozzi esatto, subisce anche dalla Chiesa. Non lo dico per un motivo, perché una situazione analoga ha riguardato il mio vissuto di cittadino di un quartiere di Roma, dove una casa che apparteneva a un ordine religioso nel tempo è stata privata dei suoi abitanti storici, che erano burini che venivano chiamati dallo ziprete in città, per essere nel tempo, diciamo, affittata a costi elevati, e quindi è accaduto esattamente questo. I signori di questo edificio hanno anche fatto, hanno anche cercato di muovere a compassione, trovando anche discutibile che sul tetto condominiale fossero piazzate due antenne ripetitori dei telefonini, ma gli occhi sono rimasti asciutti dei signori di questa, sì, di questa niente lacrime. Ma vuol dire una cosa di sinistra, sì, solo una cosa di sinistra, perché vai, con Radio ogni tanto ci sono i casi particolari sinistra, ma io vorrei che fortuna dire a chi ci sente che il paese più lodato in questo momento in Europa, la Spagna, che prevede una crescita di oltre il 2%, ha ottenuto questa crescita solo nominale in che modo? Licenziando e sfrattando, con una cura da cavallo, distruggendo la tenuta sociale. Poi non a caso i partiti che hanno fatto questa cosa non si potranno presentare alle elezioni, ce n'è un altro che si chiama Podemos, che è in testa ai sondaggi. Se non cambiamo il modo di interpretare la nostra Europa, queste cose si proporranno dovunque, cioè l'interesse economico fa premio su tutto e l'interesse economico poi non ricostruisce lo sviluppo. Voglio sentire Don Antonio su questo, perché naturalmente questo è un tema che, insomma, interroga la politica, però io penso che la Chiesa, cioè almeno l'uomo al centro, no? Certo. E poi non bisogna mai predicare bene e razzolare male, in questo caso mi sembra che, insomma, ci siamo un po' dentro, no? Certo, credo che in questa storia ci vorrebbe un po' di buonsenso. Se all'istituto religioso gli serve la casa, chiaramente potrebbe impegnarsi a trovare un'alternativa. È chiaro che le persone non si possono buttare... Però il sacerdote l'ha sentito nel servizio, sì, mi sembrava tutto un poco interessato al problema. Ma non sappiamo cosa sia successo nei giorni a seguire. Quindi io personalmente vivo convinti... Ma è stato fatto ieri pomeriggio questo servizio. Nel frattempo noi
Maria Cattira, abbiamo interessato il sottosegretario Nencini, che ieri ha incontrato Patrizia e le sta provando ad aiutarla per avere accesso a questo fondo di 200 milioni del Comune di Roma. Però insomma, io faccio il mio ruolo, sono contenta di dare una mano, però mi chiedo come mai non si muovano, no? Quelli che dovrebbero farlo. Credo che dopo questo servizio gli uomini di buona volontà, mi riferisco soprattutto a questo istituto religioso, ma anche a chi ha la responsabilità anche all'interno della Chiesa di agire. Io personalmente ho un bene confiscato alla banda della Magliana, vivo con 20 senza fissa dimora, quindi papà separati, non sono finanziato da nessuno. Cioè voi state utilizzando un bene confiscato alla banda della Magliana per farci vivere dentro e senza tetto. Personalmente dal 2012, quindi 20 persone, 20 persone buttate per strada, 20 persone che a volte dallo Stato vengono considerati come numero. Ricordiamoci che ci sono italiani che non hanno residenza. E quindi questo è molto importante. E quindi sono persone abbandonate, gli scarti sociali, no? Ecco, quindi io vivo con loro, sto con loro, condivido con loro il ministero sacerdotale. È chiaro che io, sentendo questo, c'è qualcosa che mi bolle, eh? C'è qualcosa che non mi lascia certamente così contento questa mattina. Cercherò personalmente di chiamare chi di dovere e di cercare di vedere in che modo possiamo anche aiutare. È chiaro che però la Chiesa... anche voi, ingegnere, questo, di chiamarli? Sì. Siamo nello stesso cantiere. Io me lo auguro che sia tutto lo stesso. Io mi aspettavo di poter dare anche questo tipo di informazione, cioè c'è una sensibilità che sta venendo dal territorio, con segnalazioni di aiuti che si realizzano sempre a favore dei bisogni primari, dell'alimentazione, della casa, nei dormitori predisposti dalle Caritas diocesane, dove normalmente c'erano i single senza fissa dimora, oggi ci sono delle famiglie. Quindi il problema sta veramente cambiando e c'è la necessità o la richiesta da parte del territorio di predisporre delle soluzioni, che non sono semplici, perché se è non presente lo Stato, che sparisce di fronte a queste cose... No, ma questo sono d'accordo con lei, ecco. Per carità, nessuno quindi vuole anche addossare colpe. Anche l'affermazione... Devo andare in pubblicità, mi perdoni, poi torniamo tanto. Ripartiamo col meteo, perché abbiamo anche quello con Paolo Sottocorona, e poi ripartiamo da qui, perché abbiamo altri casi da raccontarvi sugli sfratti, che ha ragione, secondo me, Corradino Mineo, è uno dei temi che sta esplodendo anche nel nostro paese. Pubblicità. Alle 12:58, caro Paolo Sottocorona, ben trovato, una puntata per noi complicata perché abbiamo raccontato, come dice il mio amico Fulvio Abbate, delle storie che sono tra tragicomiche, diciamo, fantozziane. Tu ci dai buone notizie? No! La famosa nuvola di Fantozzi. Nuvola di Fantozzi, che adesso diventa la nuvola di Sottocorona. Non è vero, ma porta sempre delle foto meravigliose di Sottocorona. È che sai, fra le notizie buone e cattive dipende, perché notizia di pioggia... può essere cattiva se ce n'è troppa, se no magari un po' serve, come sempre, con una cosa noiosissima, dire la pioggia è utile per il terreno, per l'agricoltura, una cosa noiosa, però è vero, cioè, non è che ci possiamo tirare indietro a questo. Ci saranno anche dei momenti, delle zone in cui avremo delle piogge forti e lì siamo tutti un pochino attenti. Intanto vediamo la situazione di circa mezz'ora fa, queste nuvole un pochino più bianche sono le prime, sono l'avvisaglia, l'avanguardia di quelle che sono dietro, che sono ben più intense, mentre sull'Italia c'era ancora un po' della vecchia nuvolosità, questa mattina qualche debole pioggia, queste ancora forse non porteranno piogge particolarmente intense, però dietro ce ne sono altre. La linea di questo fine settimana sarà un maltempo intermittente, pulsante, quindi ci sarà un momento che piove, poi magari smette qualche ora, poi ricomincia, quindi non sarà una cosa costante, diciamo che qualche piccolo spazio ve lo lascia, però guardate intanto le piogge previste per la giornata di oggi, una zona di piogge moderate fra le isole maggiori, poi il versante tirrenico, il nord-ovest, sono piogge ovviamente con queste quantità, piccole che siano, saranno dal pomeriggio in poi, perché finora veramente ha fatto poco o nulla. Guardate la giornata di domani, tutta la giornata di domani, si comincia a organizzare questo maltempo, in giallo le precipitazioni molto abbondanti, Liguria, Toscana per esempio, e poi vicino la Sicilia, ma c'è questa fascia che prende in prevalenza il versante occidentale, sull'Adriatico non sono previste, su parte del sud Adriatico, non sono previste grandi piogge. Guardate però
anche la giornata di domenica. Qui le piogge cominciano ad arrivare sul versante adriatico, nord, est, nord ovest, abbiamo il giallo, abbiamo il rosso delle precipitazioni molto abbondanti, e altre precipitazioni abbondanti sono in Sardegna. Piccola nota, le temperature sono alte, in questa situazione le piogge molto abbondanti sono più pericolose, perché se fosse freddo una parte di quell'acqua, tra virgolette, cadrebbe sotto forma di neve e si fermerebbe. Se la temperatura è alta, cade tutta come acqua e deve, come dire, fare la sua strada. Ed è, ve lo assicuro, fin d'ora pioggia bagnata. Tanto è per pioggia tornare bagnata, al su questo non ci piove, diciamola così. Questo e è poi un giochetto per noi due, perché l'altro giorno abbiamo avuto un'esperienza paranormale. Di neve bagnata. Ci hanno spiegato la neve bagnata e la neve asciutta, però ecco. Poi vi racconto. Allora, la carta successiva è quella di lunedì. Lunedì viene letta come giornata così da questo modello, maltempo molto forte, tutto il nord e tutto il centro, un po' anche il sud, e poi si comincia a vedere un po' di chiaro. Però vi faccio vedere, per correttezza, anche un altro modello, sempre per la giornata di lunedì, che ci dà invece una bassa pressione in Sardegna e tutti i fenomeni intensi fra Sardegna e Corsica. E ancora nord-ovest, il versante adriatico e sud, c'è un altro arco di piogge forti e in mezzo una zona in cui magari piove un poco di meno. Diciamo che tendenzialmente io penderei per questa parte, propenderei per questa soluzione. Però parliamo di lunedì e quindi lunedì mattina ne riparleremo. Allora, l'immagine successiva ci dà un fenomeno che non è meteorologico, ce l'ha mandata perché sono due. Ma dov'è? Nicola, siamo sullo stretto di Messina, questa è Reggio Calabria con la neve, sono gli ultimi giorni dell'anno. Guarda. Quando ha nevicato, e c'è questa parte tutta offuscata che è la famosa Fata Morgana, dovuta al fatto che c'è uno strato di aria più fredda e c'è un diverso passaggio della luce. L'altra, fatta diciamo sempre alla stessa maniera, mi ha un po' colpito perché c'è quel gabbiano che vola in questa situazione, mi sembrava insomma abbastanza bella come foto. Poi foto, adesso non so quanto siano romantiche, una lo è indirettamente, poi ti spiego il perché. La prima ce la manda Gianfranco, siamo sul lago di Garda, c'è questa piccola spiaggia, il sole, il riflesso sul lago, piuttosto bello. È romantica. Non è male, L'altra siamo in provincia di Messina, vi dico subito il nome, Santa Teresa di Riva, e ce la manda Ania. Ania è finlandese e dice che lo Ionio la commuove per quanto è bello. Noi magari abbiamo, e questa è la piccola nota, siamo abituati a vedere le cose talmente belle che non ci facciamo più caso, i nostri mari, le nostre spiagge, il sole. Poi arriva lo straniero, vede queste cose, rimane a bocca aperta e noi dietro a lui cominciamo a pensare scoprire. Che forse effettivamente abbiamo allora grazie Paolo, ringrazio Paolo perché questa cosa che ci fa rivedere ogni mattina dei pezzi d'Italia che ci ricorda come è bello il nostro paese, secondo me fa bene al cuore. Grazie, naturalmente noi torniamo invece a un tema terribile che è quello degli sfratti e della disperazione, perché quello che diceva prima Corradino è molto vero, cioè è una delle cose insieme alla perdita del lavoro che ti fa sentire più fragile, la perdita della casa, mette a rischio il tuo equilibrio. Ebbene, a Roma è successa una storia pazzesca, una signora di 82 anni accusata di tentata strage perché era stata sfrattata e secondo gli inquirenti ha fatto saltare in aria una macchina incendiando il palazzo da cui era stata sfrattata, provocando un morto e 21 feriti. Mia. Abbiamo ricostruito questa storia pazzesca, guardate. Voi oggi che state facendo? Sto facendo delle prove di carico strutturale per conoscere la consistenza dei solai, se possono reggere o meno. E con degli strumenti stiamo misurando il carico del solaio e basta. Per capire se le persone possono tornare a casa. Esatto, se è agibile o meno. Per questo disastro è stata arrestata Giovannina Serra, l'inquilina di 83 anni che viveva in questo palazzo. Lei avrebbe provocato l'esplosione perché era stata sfrattata e non voleva abbandonare l'appartamento. L'anziana era sì molto probabilmente risentita per lo sfratto, ma dalle indagini è emerso anche che da pochi mesi aveva ceduto due appartamenti di sua proprietà, uno a Roma, uno sul litorale, ad una parente che però ancora gestiva lei. Il suo caso ha scosso l'intera città. Io sentivo solo delle grida di un bambino che
che diceva papà aiutami, papà aiutami. E poi mi sono affacciata dalla finestra e ho visto come una fiammata. E io stavo giù, ho visto tutte le fiamme, il fumo, tutto ho visto. La polizia, i carabinieri, tutti quelli che sono arrivati, insomma. La paura è stata tanta. Al primo piano la bombola fatta esplodere, al secondo a perdere la vita è stato un operaio di 50 anni che qui risiedeva durante i giorni lavorativi con altri operai. Gli altri nella fuga si sono addirittura buttati dai balconi del secondo piano. Lui, nella notte, preso dal panico, ha imboccato la porta del bagno ed è morto lì, asfissiato. A risalire all'anziana di 83 anni gli agenti del commissariato di San Basilio. Un primo indizio è stato il biglietto trovato la notte dell'esplosione su un'auto con scritto «Il signore la casa non ve la farà godere perché siete ladri, ladri». Biglietti simili la donna, mesi prima, li aveva fatti trovare al proprietario dell'appartamento. Quando siamo riusciti ad entrare nella sua abitazione è corsa in giro per la casa cercando di nascondere qualche cosa che poi abbiamo potuto appurare che era un giaccone bruciacchiato. Presentava una ferita ad una caviglia. Inizialmente ha detto di avere preso una storta mentre andava a fare la spesa. In effetti non poteva essere vero, in quanto presentava 20 punti di sutura da taglio sulla caviglia stessa. Tra l'altro aveva anche i capelli bruciacchiati. L'anziana ora è accusata di omicidio e tentata strage e si trova nel carcere romano di Rebibbia. Allora, naturalmente voglio subito dire che se tutti gli sfrattati ti mettete a passare gli appartamenti, noi vivremo in un paese che casca a pezzi, c'è un'inchiesta aperta, tutto molto grave, però certo ci dà la dimensione di quanto forte sia il disagio, è inutile negarlo. Voglio sentire una persona che voglio trovarci, si chiama Antonio Fucile, è napoletano. Un padre separato, se ho capito bene, e occupava una scuola al Vomero, che è un quartiere di Napoli, sì. Che era scuola Belvedere, da cui è stato ieri mattina sgomberato dalle forze dell'ordine. Sgomberato, ok. Ti posso chiedere prima una cosa, Antonio, come sei arrivato a occupare questa scuola tu? Ma si arriva sempre quando si arriva a un percorso di vita oramai che non hai più orizzonti, non hai più speranze, una vita comunque da lavoratore precario. Prima affidato dei corsi regionali, poi con un cambio di un'amministrazione ci ha lasciati direttamente per strada, con lavori precari, a un certo punto non la si fa più a pagare un affitto. Quando guadagni 6, 700, 500 euro al mese, come fai a pagare un affitto? E quindi ti affidi a un certo punto di scocci, di stare sempre a sperare, e ti affidi nella lotta per strappare appunto quello che è un bisogno. Questa scuola Belvedere è proprietà della Curia, anche questa scuola? Questa scuola Belvedere è proprietà di un ordine monastico, le Suore del Buon Pastore, che appunto prima l'avevano affittato al Comune di Napoli come scuola, poi da 3-4 anni era completamente abbandonata e lasciata a se stessa. Anzi, per la verità, un anno e mezzo fa è stata occupata da altre famiglie, che pure avevano pure l'esigenza abitativa, persone che non ce la facevano più. Ora che succede nella tua vita? Qualcuno si occupa di te, il comune, hai parlato con sì, ovviamente, una volta buttati fuori per strada, perché siamo stati letteralmente buttati fuori per strada dalla polizia, siamo andati tutti quanti giù in massa con le nostre poche cose che siamo riusciti a recuperare, fuori al Palazzo San Giacomo, la sede del Comune di Napoli. E lì abbiamo avuto un incontro prima con l'assessore, con lo stesso sindaco, che ci ha prospettato, insomma, per adesso ci ospiterà in un albergo a spese del comune, per poi vedere, insomma, in questo periodo di trovare una sistemazione più adeguata. Passi il microfono a Luigi Esposito. Luigi è esponente del movimento Magnamos o Peson, che vuol dire in napoletano sì. mangiamoci il pigione, la pigione, sì. Che vuol dire? Perché questo nome? Questo nome nasce dall'esigenza che mette in campo, cioè quello di tutelare, diciamo, tutti questi soggetti deboli. Cioè chi non può permettersi pagare un affitto. Noi ci siamo organizzati tutti e abbiamo dato vita a questo movimento, che è un movimento del diritto all'abitare. E a Napoli sono parecchi anni che stiamo conducendo una battaglia proprio sulla questione dell'abitare. Anche loro del Belvedere fanno parte della campagna Magnamoci o Peson. Grazie a noi, alla lotta che noi abbiamo fatto, il Comune di Napoli ha potuto trovare, tra virgolette, una sistemazione che è transitoria, perché da 2 anni avevamo condotto una battaglia
contro l'amministrazione locale per individuare dei fondi. Senza di noi nemmeno questo poco che è stato fatto sarebbe stato fatto. Senza i movimenti non ci sarebbe stata neanche l'assistenza, come capita non solo a Napoli ma anche nelle altre città dove sono presenti i movimenti. Cioè ti buttano fuori e tu te la devi cavare. Fuori. Sì, ma infatti noi qua stiamo parlando di una scuola che è una scuola che appartiene all'ordine del Buon Pastore. E questo edificio, una comica, no, vi voglio una cosa, cioè solamente una cosa e poi vi lascio subito la parola per rendere un po' conto l'idea. Questo edificio è stato dato alle Suore del Buon Pastore tramite una donazione. La donazione all'interno del testamento della donazione diceva che doveva essere per uso sociale. È stato usato fino a un certo punto dal comune di Napoli che pagava 250.000 euro all'anno per tenere questa scuola e per tenerla aperta. A un certo punto il comune di Napoli non ha pagato più questi 250.000 euro e la struttura è rimasta abbandonata in quello stato là. Noi siamo entrati in quella struttura perché qua non si deve parlare solamente che uno fa un'occupazione abusiva, ma noi quando entriamo nei posti che non sono stati più usati, noi li rimettiamo anche a valore, nel senso li convertiamo in strutture sociali. Una cosa è occupare una casa che dovrebbe andare a un altro, che è una cosa secondo me sbagliatissima, un'altra cosa invece è prendere possesso di qualcosa che sarebbe lasciato abbandonato. Sarebbe stato lasciato abbandonato e sarebbe non usato nessuno. Il sottosegretario Cosimo Ferri, perché naturalmente lei sa meglio di me che parliamo di 50.000 casi in Italia, di possibili sfratti, famiglie a rischio, quindi insomma è un temone. Sì, grazie che mi ha fatto intervenire perché volevo segnalare due cose. Intanto casa e lavoro sono due temi nell'agenda del governo su cui ci stiamo impegnando. Cosa si sta facendo sulla casa? Perché la risposta della politica c'è e va evidenziata. Due fondi, lei prima ne parlava, c'è un fondo per l'accesso alla locazione che è stato rifinanziato da questo governo, addirittura 100 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per il 2015. Dobbiamo semplificare i meccanismi, questi soldi lo Stato li dà alle regioni e le regioni devono fare il riparto e i comuni devono fare i bandi, il cittadino deve rivolgersi al comune e non tutti questi bandi ci sono, quindi intanto verifichiamo quali sono le regioni che non sono in regola e che non sono pronte a utilizzare questi soldi e a distribuirli nei comuni. Quindi accesso alla locazione. E tra l'altro pochi giorni fa abbiamo anticipato anche la possibilità di utilizzare i 100 milioni di euro per il 2015 già da quest'anno. Quindi noi segnaleremo i casi perché poi appunto c'è un fondo, ci pare di capire che fanno una gran fatica le persone a trovare l'accesso. Poi c'è un fondo per la morosità incolpevole e poi un'altra cosa che volevo dire, più etica e trasparenza nell'assegnazione delle case popolari, perché non è possibile che oggi alcuni cittadini sono nelle case popolari e magari hanno sotto altro nome altre case. Allora aiutiamo, commentare la storia di un assessore di Chieti che ha veramente bisogno in campo di assegnazione di case e poi altro punto, cosa mi capita. Poi mi taccio, che voglio segnalare che stiamo lavorando sulla gradualità, perché questi casi di questi ragazzi che dobbiamo farcene carico giustamente, perché abbiamo un dovere sociale, politico e anche morale, noi dobbiamo consentire sì di applicare la certezza del diritto e quindi delle regole giuridiche e trovare l'equilibrio tra proprietà e diritto alla casa per tutti, però ci vuole il buon senso, quindi giusto che sia garantito il diritto di proprietà, ancora più giusto gradualità e trovare delle soluzioni. Infine una difesa, non sta a me dirlo, alla Chiesa, perché fa anche tante cose positive. Abbiamo detto, e quindi io ho fatto fiori di servizio alla Caritas, aiutatemi che siete del mestiere. Non mi interessa fare polemica con la Chiesa, però assodato che moriremo democristiani, sarebbe bello che prima di morire, il governo, che avrà una durata lunghissima, ci faccia dono di un nuovo piano Fanfani. Cos'era il piano Fanfani? Le case popolari. Bravo, ecco, e quindi moriremo democristiani contenti con un nuovo piano. Prendete anche il meglio della DC, non solo il peggio. No. Tra l'altro, una figura eminente di renziana, ovvero la Boschi, ha detto, quando hanno chiesto che poster vorresti avere in camera, Fanfani. Ci siamo, allora non fare fatto. Strano. Zurlo al volo e poi devo far vedere una cosa a Corradino. Scusa,
rapidissimo, qui adesso oggi abbiamo parlato della Chiesa, a me scandalizza il Comune di Roma, perché noi stiamo raccontando sul giornale la nuova Affittopoli 20 anni dopo quella originaria, non è cambiato niente, ci sono gli appartamenti che vengono affittati a 500, 800, 1000 euro, non alla settimana o al mese, ma all'anno, con vista sul Colosseo, con vista su San Pietro, in case centrali, e questa è una vergogna, uno scandalo che deve finire, ma in Italia il Comune di Roma, il Comune di Palermo, il Comune di Napoli, se la prendono con la Chiesa, se la prendono con l'Arcivescovo, se la prendono con l'Ordine Monastico, poi vai a vedere che non sanno nemmeno il loro patrimonio di quant'è, perché non sono in grado di censirlo, oppure agli amici degli amici continuano a dare in affitto le case praticamente regalate. E l'ultima cosa, ho finito, attenzione a giustificare le occupazioni sull'abbandonato, semiabbandonato, mezzo abusivo, perché a Milano questa politica, come dire, diamoci una mano tutti quanti, ha portato al risultato che tutti sanno che in via Giambellino, in via Lorenteggio, poi uno va in ospedale perché gli devono mettere un bypass, torna a casa, trova la casa occupata, hai ragionissimo. Le varie congreghe occupano le case e dobbiamo tanti andare saluti. In pubblicità, poi rientriamo perché Corradino vi deve fare un commento sulla rissa che ancora vi devo mostrare in Parlamento di questa notte. Pubblicità. Colleghi, per favore, colleghi, per favore, la seduta è sospesa. Erano le 4 del mattino, non era la curva sud, bensì il Parlamento italiano, Corradino. Secondo me questa è una cosa che cosa dici? No, secondo me questa è una cosa gravissima, perché devo dire, si sono volute fare le riforme, io sono per farle le riforme, assolutamente, per evitare che si finisse nella palude, però così si trasforma il Parlamento in un pantano, francamente, non è accettabile. Allora, è evidente che queste riforme hanno bisogno di un tagliando, bisogna saperle chi le vota e cosa vota. Non si può votare in sedute notturne di questo tipo. Le opposizioni hanno delle loro responsabilità gravissime, io le denuncio, ma contemporaneamente... Sì, è un po' un serpente che si morde la coda, perché le opposizioni dicono, voi siete nazisti, addirittura li definiscono, i 5 Stelle, ci fate fare quello che volete voi, dall'altra parte, se le opposizioni fanno questa cacciara orrenda, diventa... Però io penso che Matteo Renzi, che è un leader avveduto, debba dire ai suoi che non si può continuare così, che non si può approvare la riforma del Senato con sedute notturne. La Boschi continua a fare tweet, no. Si va avanti. Ma la no, ma buona. È una posizione stupida, francamente, non funziona. Cioè, è cambiato il Presidente della Repubblica, ma non possono immaginare che le riforme non abbiano bisogno di un tagliando. Ce l'hanno. E il Presidente della Repubblica, io lo so, lo conosco quello che ha scritto, quindi non cose segrete, quello che ha scritto in tutta la sua vita, e pretenderà un tagliando rigoroso, perché noi dobbiamo fare le riforme, ma rimanere un paese di democrazia liberale. Questa è la questione. Allora, basta fermarsi un po' e riaprire un confronto nella chiarezza. Va non bene, di la settimana notte, prossima ritorna, così parliamo un po' di politica. Oggi ci siamo dedicati alla vita reale, che però ci sta molto a cuore. Noi ci vediamo domenica con il dialogo, lunedì mattina qui in diretta. Io vi ringrazio, grazie, scusate, era tutto un po' denso. Ringrazio anche gli ospiti che sono arrivati da Napoli. Pubblicità, TG. Mambo!